Midget Modena. Paolo mi sono Modena. Abbiamo appena detto tutti così. Sì. Ok. Poi in aula siete tutti operativi? Tipo, avete, tu ascolti solamente, va bene, se vuoi usare il computer lo puoi usare come vuoi, chi ha un computer o meno che è, eccetera. Useremo la 310. Esatto, in realtà allora, l'80% del... Scusa? No, Python è impossibile che non ci sia. Forse scrivi Python 3 e dovrebbe partire la 3.7, 3.8. Sì, la riga di comando. Allora, il corso io lo faccio... Dovrebbe essere doppio boot. Sì, esatto. Vabbè, allora, chi ha bisogno si fa seguire da lui per avvio di PC o meno. Io vi do due note sulla versione. Io terrò il corso con la versione 3.10, però in realtà il 90% delle cose che io dirò sono uguali per tutte le versioni 3.x, diciamo così. La 2.7 dirò due note, però io sconsiglio di usarla perché è piuttosto vecchia ormai. Cioè, se non avete proprio una libreria che mantiene un tipo del Nebraska che l'ha fatta solo per la 2.7 e non riuscite a farne a meno, usate la 2.7, se no vi sconsiglio di usarla. E per il resto, vabbè, la maggior parte delle cose segnalerò quelle delle ultime versioni, tipo 3.6, 3.8, alcune feature che ho inserito, che sono delle novità. Entra. Esatto. Chiedo scusa anche a quelli da casa se abbiamo ancora un po' di assestamenti qua all'inizio del corso. Penso che sia tra l'altro il primo che facciamo in formula mista, secondo me. Anche un po' mistica, sì. Ok, un'altra nota di servizio. Allora, io il corso, sicuramente la prima lezione, le altre saranno un po' più free, le faccio tutte con Jupyter, adesso vi spiego anche che cos'è, e sarà a disposizione poi online, ve lo potete scaricare. Vi do due note su cosa fare per avere Jupyter, poi approfondimenti potete scriverli per email o sulla chat pubblica di Conoscere Linux che abbiamo su Telegram, e sono, insomma, non c'è problema a darvi anche degli aiuti, eccetera. Che cos'è che non fa? Io non c'entro niente, nel senso, perché scriverlo qua non l'ho gestito io, quindi. Makeit.os user password entra. Per Windows è uguale. Attenzione se si estraggono le spine, questa è un'altra cosa. Quindi. Lo user è sempre user, password entra. Allora, ci diamo altri 2 minuti per assestare, poi. Li riuscite a leggere o ingrandisco un po'? In realtà adesso scriverò veramente poco qua, però. Così si legge. Riuscite tutti a entrare più o meno? Ok. Sì, andate la riga di comando, ma adesso i comandi che digito io probabilmente non riuscirete a farli. Però voi usate direttamente Python 3 perché io vi farò vedere i comandi adesso nella presentazione. Adesso fate quello che vi dico e non preoccupatevi. Adesso aprite un terminale e basta. E allora, io praticamente di solito utilizzo un sistema che è Conda, che è una virtual env. Adesso io in questo corso non vi spiego usare la virtual env, che è un concetto un po' avanzato, diciamo non eccessivamente avanzato, però quando cominci a programmare in Python è bene utilizzare una delle tante virtual env che c'è a disposizione. Io uso Conda, ma ci sono venv, virtualenv, pipenv, ce ne sono 100.000. Tra l'altro faremo fra qualche settimana un talk
dove spiegheremo la differenza fra le varie virtual env, eccetera. Però vi spiego che cos'è la virtual env, perché giustamente... Allora, in pratica cosa succede? Python, come molti linguaggi di programmazione, ovviamente ha un'evoluzione e ha diverse versioni che si evolvono nel tempo. Però diciamo che, a differenza di altri sistemi, vi fornisce già un meccanismo per riuscire ad avere tante versioni di Python installate sullo stesso sistema operativo, con anche tante versioni di librerie differenti, senza, diciamo, rovinarvi le configurazioni, senza andarvi a incasinare il sistema operativo. Okay? Ci sono molti sistemi, tutti funzionano con alcuni pro e contro, e vi permettono di avere quelle che vengono chiamate proprio virtual env, sono praticamente degli ecosistemi isolati in cui vi mettete dentro una certa versione di Python, quella che vi serve in quel momento lì, e poi ci installate le librerie. Questo perché? Perché allora Python è un linguaggio che viene dato batterie incluse. Adesso poi vi spiegherò alcune altre cose. Faccio un piccolissimo cappello, dopo entriamo nel vivo del corso. Però ha un ecosistema di librerie e di terze parti vastissimo. Cioè, in realtà il successo di Python, oltre alla bellezza del linguaggio in sé, è proprio per il parco di librerie che offre. E queste librerie, essendo gestite da terzi, non è detto che si aggiornino istantaneamente a tutte le versioni nuove che escono di Python. Quindi può capitare che voi avete bisogno di usare una certa libreria perché vi fa una cosa che vi serve e dovete adattarvi a usare quella versione di Python. Mentre gli altri programmi, gli altri progetti che voi stavate sviluppando, magari ne usavate una o più vecchia o più nuova. E quindi questo qua vi permette di gestire questo meccanismo. Allora, io per attivare, diciamo, la virtual env con cui andrò a lavorare, usando conda, uso questo comando che è conda activate. E poi ho il nome della virtual env che è Python from zero to hero, che è il nome del corso, no? Benissimo. Dopodiché, da qua io ho il comando per lanciare Jupyter, che è un sistema che viene utilizzato, una piattaforma che viene utilizzato molto in ambito scientifico. Adesso vi farò vedere il perché. Però è consigliabile utilizzarlo anche voi se avete bisogno di uno strumento che sia comodo alla sperimentazione, soprattutto per il data mining, per fare insomma elaborazioni, eccetera, perché ha un meccanismo modulare di poter rieseguire alcune porzioni di codice, non rieseguire tutto lo script tutte le volte, che è molto 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 comodo. È basato su web, quindi adesso io l'ho lanciato e lui mi apre la piattaforma qua, dove mi fa vedere le cartelle che ho, i miei progetti, eccetera. Noi partiremo, qui ci sono le varie lezioni, con la lezione 0, no, from zero to hero, la lezione parte da 0, giustamente. E poi qua io, oltre ad avere alcuni file, diciamo, accessori, ho questi qua che sono con questa estensione IPYNB, che sarebbero i notebook di Jupyter, ok? Così. Faccio partire la mia presentazione. Cioè, praticamente adesso io con questo sistema qui posso mescolare presentazione e codice eseguendolo direttamente da qua. Ed è una cosa che ovviamente nelle presentazioni fa molto comodo e funziona molto bene anche se voi dovete presentare dei dati, dei grafici, eccetera, perché vi permette di creare anche dei PDF o delle presentazioni per presentare la vostra ricerca o il vostro progetto, insomma. Quindi sicuramente in ambito, diciamo, universitario, scientifico è molto usato, ecco. Ok, cominciamo a parlare un attimino di Python adesso. Adesso entriamo nel vivo del corso. Questo è un piccolo cappello per capire cosa stavate guardando, perché io poi, come vi ho detto, ve lo darò da scaricare e dopo, se voi riuscite a installarlo o meno, vi darò qualche indicazione magari su come poterlo usare anche a casa, poterlo consultare. Allora, l'ideatore di Python è Guido Van Rossum, che è nato in Olanda nel 1982. E Guido ha creato Python all'inizio degli anni 90. Okay. E, no, secondo me per 82 non è la data di nascita. È 72, secondo me. Dovrebbe essere. Deve esserci un errore di stilografia. E Guido ha lavorato alla Google fino al 2012, ha lavorato poi alla Dropbox, che se non lo sapete, comunque per buona parte è basato su Python. E poi dal 2020 è andato alla developer dirigendo la Microsoft. E alcuni dicono è passato al lato oscuro, poi non so, insomma, comunque a voi la, insomma, la sentenza, ecco.
E, ha creato Python con degli obiettivi precisi, che sono il fatto di fare un linguaggio molto semplice, che fosse open source, quindi aperto alla comunità, sviluppato da tutti, che fosse un linguaggio naturale. Infatti vedremo dalla sintassi, cioè tu, diciamo, un po' come dire, sai, parla come mangi e Python scrivi come parli, cioè è una cosa un po' fluida come anche se scrive la sintassi. E soprattutto deve avere dei tempi di sviluppo brevi, cioè per come funziona Python vi permette in poche righe di codice di costruire cose molto, molto complicate. Questo molto perché lui ha una forma proprio di utilizzo che è molto veloce per fare le cose e un po' ovviamente anche grazie alle super librerie che sono state sviluppate da altre persone. E lui è ancora considerato il dittatore benevolo, cioè quindi lui è ancora a capo della comunità dello sviluppo di Python. Però sì, in realtà qualche anno fa ha lasciato la guida, cioè era stato il dittatore benevolo per un po', però sì, ha deciso che si era un pochino rotto di, e quindi segue ancora la comunità, ma non è più lui che è il prenditore delle decisioni. Insomma. Il nome, voi conoscete i Monty Python? È un. No, è un gruppo, diciamo, di registi e attori inglesi che fanno cose comiche, comicità inglese, quindi non tutti ridono, però insomma, a me piacciono molto, l'ho imparato a conoscere prima di conoscere il linguaggio e insomma, ho trovato ancora un di più per imparare questo linguaggio perché prendeva il nome da Flying Circus, è una, non so se avete mai visto Ben Hills o quelle classiche cose, diciamo era il corrispettivo di allora dei Monty Python, insomma, quindi degli sketch buffi, eccetera. Poi hanno fatto anche dei film e varie cose, insomma. Perché imparare Python? Vabbè, siete venuti qua al corso, però io vi devo motivare ancora di più, così parteciperete anche alle altre lezioni, insomma, no? Allora, è open source. Questo, ma cosa me ne frega a me che sia open source? In realtà, questo diciamo che ci garantisce anche una longevità del progetto, essendo che ha delle buone caratteristiche, e una buona velocità di correzione dei bug, una buona velocità della sicurezza, cioè di risoluzione dei problemi di sicurezza, eccetera. Questo, se non vi interessa, è la filosofia open source. A me piace la filosofia open source, quindi per me è già un di più solo il fatto che sia open source, al di là delle caratteristiche che ci sono dietro. È multipiattaforma, gira su un sacco di sistemi operativi, quindi lo mettete su Raspberry, lo mettete su Windows, su Mac, su Linux, quindi è questo qua, lo potete far girare anche sul telefono, sul cellulare. Ed è fatto in maniera che tu scrivi il codice. Tenendo conto ovviamente di alcune considerazioni, tu puoi portare il codice paro paro da un sistema operativo all'altro e gira uguale. Sintassi semplice, vedremo, cioè, per scrivere i comandi in Python è molto, molto facile. Io a volte ho trovato la difficoltà, conoscendo diversi altri linguaggi, che a volte era troppo facile, cioè nel senso che mi aspettavo delle sintassi più contorte all'inizio e in realtà era molto più lineare, vabbè, questo però è la deformazione mia, diciamo. Per uno che si avvicina al linguaggio, sicuramente è un linguaggio semplice. Linguaggio di alto livello, con i pro e i contro della cosa. Cioè, qui io non mi metto ad allocare le variabili puntatori, fare insomma, queste cose qua della memoria. Cioè, lui gestisce tutto, ha un suo garbage collector, quindi ci pensa lui a decidere quando allocare e disallocare la memoria. E di alto livello vuol dire che io mi occupo della parte, diciamo, su, non mi devo occupare di interfacciarmi con la macchina, eccetera, no? È indirizzata agli oggetti, in realtà è come molti altri linguaggi multiparadigma, quindi voi potete fare programmazione procedurale, potete fare programmazione funzionale o programmazione indirizzata agli oggetti. Di sicuro lui ha un carattere fortemente indirizzato agli oggetti. Vedremo anche in alcune slide, cioè in Python più o meno tutto è un oggetto, quindi sicuramente è una parte molto, molto importante del linguaggio. Estensibile, incorporabile. Io ho avuto modo di lavorare su entrambi i fronti. Cosa vuol dire? Allora, estensibile è quello che è successo, ci sono miliardi di librerie con cui tu puoi estendere il linguaggio, potete scriverne anche voi, vostre librerie, confezionarle in pacchetti e potete gestirle, ce ne sono di tantissimi tipi e fatti in modo, tra l'altro, che queste librerie possano essere scritte anche in altri linguaggi, in C++ e C, e questo ha fatto il successo delle librerie scientifiche, ci sarà poi tra l'altro una lezione più avanti proprio su queste librerie. Incorporabile invece è il contrario. Cioè voi fate un programma scritto in un altro linguaggio e vi portate dentro Python. Questo è stato fatto, non so, ad esempio, mi viene in mente su Blender o altri sistemi, dove poi potete fare
come le macro, chiamiamole così, comunque estendere con delle funzioni un altro programma utilizzando Python. E lui dà già delle librerie in cui è abbastanza semplice fare questa cosa. Comunità vastissima. Allora, da quando è nato praticamente è l'unico linguaggio che è costantemente in crescita. Come numero di utilizzatori, eccetera, la comunità cresce sempre di più. Allora, vi serve una libreria che faccia una cosa? Vi concentrate e c'è. Cioè, nel senso, la cercate su Google e la trovate subito. Numerosissime librerie, era il punto su. Dopo, varietà di utilizzi. Allora, questo è parzialmente dovuto proprio a lui, come funziona e alle librerie standard che vengono fornite, ma è molto anche grazie alle librerie esterne. E voi ci potete fare tutto, potete sviluppare un'applicazione web, un servizio web, potete farci un'applicazione desktop, un'applicazione per il cellulare, un'automazione, potete mettere un Raspberry e farci delle automazioni per diciamo, l'automazione della casa, della domotica. Insomma, quello che vi viene in mente, bene o male, ha delle librerie o comunque delle caratteristiche con cui potete farci queste cose. E elevate prestazioni. Allora, questo in realtà è un po' un controsenso, nel senso che è vero, ma non è vero. Cioè, nel senso, Python di per sé è un linguaggio ad alto livello in cui, proprio per ammissione di quelli che l'hanno creato, di Guido, ma anche poi di tutta la comunità, si punta più alla chiarezza con cui è stato costruito il compilatore che a fare un compilatore che ottimizzi veramente il codice. Per cui, se voi fate degli esempi, anche misurando le prestazioni rispetto, vabbè, non parliamo di CPU o C, che ovviamente sono, diciamo, le Ferrari della programmazione, ma anche solo con Java o meno, le prende, cioè se voi usate il linguaggio puro. È ovvio che dopo voi, se dovete fare un calcolo con delle matrici e dei cicli for utilizzando i cicli dentro Python, le prestazioni sono orrende, ma usate poi in NumPy e in C, li vincete, insomma. Voi state scrivendo in Python però, non è che vi dovete preoccupare di come è fatta la libreria. E quindi alla fine è questo che vi dà le prestazioni. Infatti ci sono un sacco di librerie anche per fare le reti neurali, per fare comunque le cose di apprendimento, tutte queste cose qua, dove è molto forte Python, pure in realtà lui nativamente non essendo un linguaggio molto veloce, perché usufruisce di librerie che spesso sono compilate apposta per utilizzare le GPU, insomma, per interfacciarsi, insomma, tipo via di PyTorch e altre. Ok, è usato da aziende importanti. Chi usa Python? Okay. Vediamo chi è che lo usa. Ho messo qua alcuni esempi, nomi grossi, diciamo così. E Blender non so se lo conoscete. Comunque è un programma di grafica 3D per fare modellazione, animazione, eccetera. E open source. Cioè, ci sono anche dei film su Netflix in cui usano Blender sia per fare tutti i film o che per fare anche sugli effetti speciali. Quindi è un programma molto molto, cioè, completo, insomma, delle prestazioni di un certo tipo, e tutto quanto dentro potete scriptarlo con Python, potete farci un sacco di cose. Vabbè, la NASA, la Walt Disney, Google, insomma, non hanno bisogno di presentazioni, no? Comunque sono aziende molto grosse che non è che lo usano per fare gli scriptini, per fare i backup, cioè lo usano, insomma, in maniera abbastanza pesante all'interno della loro architettura o per fare, insomma, le loro ricerche, eccetera. La domanda iniziale, la versione di Python. Noi useremo la 3.10, come vi ho detto. Ma perché? Vabbè, è la più nuova. Ci sono però delle differenze, un sacco di migliorie dal punto di vista delle prestazioni, buchi di sicurezza sono stati risolti, eccetera. Però fra la 2.7 e la 3x, diciamo, è stato proprio cambiato un po' la struttura del linguaggio in sé. È stata cambiata l'architettura delle librerie, eccetera. Questo vuol dire che voi prendete un linguaggio scritto per la 2.7. Non è che probabilmente non girerà sulla 3.x, diciamo. Io, se cominciate a imparare il linguaggio, cioè prendete l'ultima versione e andate su quella, proprio a storia. Come vi dicevo, l'unico motivo per cui uno potrebbe usare la 2.7 è per discorsi di mantenibilità, cioè avete delle librerie scritte da terzi o anche vostre architetture complicate che potete permettervi di portare a quella più nuova, nonostante ci siano dei vantaggi prestazionali e quant'altro, altrimenti se non ci sono questi motivi, secondo me non vale la pena. Ok. Sbagliato, scusate. Ok, quali librerie ci sono per Python? Di quelle di terze parti, ovviamente.
Quelle principali, allora Django è sicuramente una delle librerie più importanti ed è anche quella che dà più contributi, diciamo, indietro al linguaggio in sé. E Django è un framework, più che una libreria, che serve per sviluppare applicazioni web. Forse è limitativo, ma concettualmente è quello. E Matplotlib, insieme a tutta la suite, diciamo, SciPy, quindi anche come NumPy, eccetera. E è per fare la rappresentazione di grafici e quant'altro in ambito scientifico, ma non solo. Ha una varietà proprio di possibilità per fare grafici abbastanza vasta e lo fa con prestazioni anche molto elevate. Cioè, mi è capitato insomma, di rappresentare con delle curve con insomma, decine di migliaia di punti, eccetera. E cioè, magari in base alla macchina che avete ci pensa un attimo, ma non si pianta, cosa che invece magari mi è capitato con altri linguaggi. NumPy prevalentemente per i calcoli matriciali, diciamo, per le matrici bitri, quadridimensionali, eccetera, però in generale per il calcolo comunque scientifico. Qt, vabbè, storicamente è una libreria scritta in C++ per lo sviluppo di interfacce grafiche e fu fondata da quella che era la Nokia ai tempi. E esiste un porting, diciamo, di Qt perché si chiama PySide. Esiste anche PyQt, comunque sono le due principali librerie, che vi permettono di sviluppare un'interfaccia grafica fatta con Qt, però scrivendo in Python. È un'interfaccia grafica molto prestante, anche questa multipiattaforma, quindi insomma è abbastanza valida. E l'occhietto lì è Sphinx, è una libreria per la documentazione. Se voi commentate opportunamente il vostro codice, con poca fatica, tramite Sphinx, lui vi crea già la documentazione del vostro programma. Quella che voi spesso vedete su Read the Doc, non so se l'avete mai consultato, Read the Docs è una piattaforma che c'è online dove chiunque può caricare, diciamo, la documentazione delle librerie di Python. Spesso con Sphinx, insomma, che tra l'altro ha template, anche già direttamente i PDF. SQL Alchemy è invece una libreria per l'accesso al database, è un ORM. Molto valido, vi permette praticamente di scrivere query, accedere a database, fare anche operazioni complesse come la creazione del database stesso o anche il versionamento delle strutture del database in maniera abbastanza facile. Facile è una parola grossa, in maniera abbastanza comoda, ecco. E Pygame, vabbè, è una libreria per scrivere videogiochi, e Pillow, una libreria per l'elaborazione di immagini, quindi volete, non so, prendere le immagini in maniera automatica, rimpicciolirle, calare le risoluzioni, cambiare il formato. Potete fare degli script in Python anche per macinarle. Flask è un'altra libreria per fare invece applicazioni web, che diciamo è un po' antitetica rispetto a Django, perché Django è considerato un po' un castellone. Adesso io la uso molto ed è molto valida Django, però ha la tendenza a essere un'architettura un po' più complessa. Flask, al contrario, parte proprio dal presupposto di dire io parto molto leggero, aggiungi solo quello che ti serve e io ti sviluppo, diciamo, ti consiglio di sviluppare l'applicazione web, insomma. Adesso andiamo a guardare il vero e proprio linguaggio. Allora, la filosofia di Python, che è programmazione indirizzata agli oggetti, ve l'ho già detto. Tutti sapete che cosa vuol dire programmazione indirizzata agli oggetti? No. Ok. Allora, diciamo che molti anni fa, in informatica si è introdotto il concetto di programmazione indirizzata agli oggetti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io, oltre a scrivere un linguaggio, cioè il mio programma in maniera procedurale, adesso io semplifico molto ovviamente, che vuol dire che metto tante righe in fila che vengono eseguite, poi posso fare delle funzioni, posso dividere in moduli, eccetera, e ho anche delle strutture di dati più o meno articolate, oltre alle variabili, magari gli array, magari le struct, diciamo, quindi le strutture, come fosse, assomiglia un po' al record di un database, diciamo. E hanno inventato questo nuovo tipo di struttura che è l'oggetto. L'oggetto praticamente dovrebbe essere una rappresentazione informatica della realtà. Questo dovrebbe consentire al programma di avvicinare, diciamo, il codice che scrive al modo di pensare umano e ha una serie di caratteristiche che ti aiutano. Quindi tu pensi a un oggetto che ha delle proprietà e ha dei metodi, quindi puoi farci delle cose. Adesso nel corso del corso, scusate il gioco di parole, ci saranno con esempio delle classi, che sono la rappresentazione informatica degli oggetti, diciamo. Le classi. Le
classi. Le classi sono praticamente, tu scrivi come vuoi rappresentare un oggetto, ok? Fra le varie caratteristiche che hanno, come vi dicevo, voi le scrivete in una maniera che rappresentino il tuo concetto reale, che può essere anche semplicemente la fattura, non deve essere per forza il banco, la macchina o che ne so, e gli date delle proprietà, quindi per esempio la fattura può avere il numero incrementale della fattura, chi è il fornitore, chi è eccetera, eccetera. E gli date dei metodi, tipo fattura, paga la fattura, ok? Oppure se la vostra classe rappresenta un'automobile, accendi l'automobile, frena, accelera, cose di questo tipo. E un'altra delle caratteristiche che ha reso molto popolare la programmazione di lista degli oggetti è il concetto di ereditarietà. In pratica, il primo, quello che vi ho spiegato, diciamo la rappresentazione degli oggetti in ambito informatico, vi serve per creare una rappresentazione che vi aiuti un po', diciamo, a metabolizzare quello che sono le modalità con cui il programma lavora. L'ereditarietà vi permette di specializzare in qualche maniera le astrazioni che avete fatto e di poterle riutilizzare meglio. Faccio sempre l'esempio, io posso fare la classe che rappresenta il mezzo di trasporto in generale. Il mezzo di trasporto per me potrebbe avere caratteristiche molto molto semplici. Cioè, poi magari io di questo mezzo di trasporto ne faccio varie versioni, faccio l'aliante, faccio l'aeroplano, faccio l'auto, sono tutti mezzi di trasporto, però ognuno di questi, pur essendo un mezzo di trasporto, ha caratteristiche diverse. Quindi io ho preso la classe del mezzo di trasporto e l'ho specializzata. Poi magari l'automobile, io poi posso specializzarla ulteriormente, quindi parlo di un'automobile che è un SUV, piuttosto che un'auto da corsa, eccetera. E ognuno di queste avrà a sua volta specializzazioni, caratteristiche, proprietà che vanno a aumentare, pur mantenendo di quelli che vengono chiamati i padri, cioè che sono le classi da cui ho ereditato. Okay? Ve l'ho spiegato proprio giusto per farvi capire di cosa si parla. Ovviamente questo non è un corso di programmazione di lista degli oggetti, però è per spiegare di che cosa si sta parlando. Chiaro? Vagamente. Allora, ambiente aperto, si può accedere a tutto. Allora, questo qua è una cosa che bisogna vedere. Che ovviamente da grandi poteri, grandi responsabilità, come dicono. In Python, se tu vuoi, puoi fare dei danni dentro il tuo programma stesso, perché lui ti dà la possibilità di accedere al compilatore, ti dà la possibilità di accedere all'elenco delle variabili che è allocato, cioè sono cose che non in tutti i linguaggi si possono fare, e questo ti consente una libertà e di anche fare delle implementazioni a volte un po' sconsigliate, perché un po' borderline, escono un po', diciamo, da quelli che sono i paradigmi classici e quindi magari possono far perdere l'illeggibilità al codice, cioè fate le cose così particolari che se il vostro codice lo prende in mano qualcun altro non capisce cosa state facendo, no? Però se uno è in una situazione particolare o deve fare una cosa molto verticalizzata, è in grado di avere un grado di libertà maggiore. Sintassi semplice e ordinata. Allora, semplice, ve l'ho già detto tante volte, ordinata siete obbligati, non potete scrivere il codice disordinato. Perché nella maggior parte dei linguaggi, adesso quando vedremo le strutture di controllo del codice, voi magari avete come in C++ la parentesi graffa che si apre e si chiude, però voi in C++, se volete, potete scrivere un programma che normalmente sono 10.000 righe, lo potete scrivere su una riga sola, senza mai andare a capo. Non si capisce niente, però voi lo potete fare, nessuno vi obbliga. Con Python invece, lui vi obbliga a una sintassi organizzata in una certa maniera, i rientri aprono e chiudono le strutture. E quindi voi quando avete il codice Python è ordinato per forza, insomma. Se lo scrivete sbagliato non gira o funziona male, insomma. È ricco di convenzioni e con poche restrizioni. Questo tra l'altro è uno spoiler di una cosa che dopo vedremo dopo. E cioè, molte cose che ci sono in Python vi dicono fatele così. Però se voi proprio voleste potreste farle anche diverse, ok? Però diciamo che ci sono degli standard a cui, se voi vi adattate, vi trovate più comodi, cioè nel senso che imparate dall'esperienza di qualcuno che magari ha fatto più programmi di voi e vi dice come fare, ma più che altro quando andate in giro a guardare codice di altri, a tirare giù delle librerie o guardare degli esempi, vi ritrovate perché si parla tutti un po' la stessa lingua. Io sono stato al PyCon anche quest'anno, che è una conferenza che c'è a Firenze, che fanno di solito tutti gli anni, PyCon Italia,
E c'è uno che ha fatto proprio un talk apposta sulle porcherie che faceva con Python, cioè uscendo da tutti gli standard, faceva delle robe terrificanti, un po' a cavallo fra poche restrizioni e ambiente aperto, cioè faceva delle robe assurde, insomma, no? E ovvio che lui lo faceva per scherzo, non è che programma così, almeno spero per lui, però insomma si può fare, ecco. Batterie incluse, l'ho detto anche prima, andiamo a vedere, lo apre. E, praticamente esistono le cosiddette standard library, come molti linguaggi, che sono le librerie standard. Questa qui è la documentazione ufficiale del sito di Python. E se scrivete Python docs, più o meno sarà il primo o il secondo indizio che viene fuori. Allora, le librerie ufficiali sono, cioè, tutte queste qua. È uno sbadalucco. E non sono robette banali. Sono molto specializzate alcune e vanno in tantissimi ambiti, dall'interfaccia grafica, perché Python esce fuori già con la sua interfaccia grafica che si chiama IDLE, no, che si chiama TKinter, scusate, dell'editor. Allora, non è un'interfaccia grafica bellissima, ve lo dico. Sono i migliori, però voi avete Python, non installate niente, se dovete fare due finestrine e presentare un messaggio agli operatori, può fare, ok? Senza dover usare librerie e imparare chissà che cosa. E ci sono sia, diciamo, librerie, diciamo, per gestire procedure, per gestire tipi di dati, cose di questo tipo, per l'accesso a magari l'utilizzo, diciamo, di piattaforme web, quindi per poter fare dei mini servizi web integrati, per gestire l'HTML. Matematiche, insomma, ci sono, non so, functional programming, per la gestione dell'accesso al file system, alle cartelle, interfacciarsi con il sistema operativo e cose di questo tipo, cose riguardo la criptazione, il calcolo degli hashing, cioè ci sono un sacco di libri che fanno diverse cose. Ci seguo per la gestione dei log, per la gestione, non so, dei file di configurazione, per la gestione, insomma, come gestire i parametri passati da riga di comando, ci sono un sacco di cosettine. E per cui io vi consiglio, quando vi capita, magari avete bisogno di cose particolari, cercate nelle librerie standard, perché ci sono veramente molto ricche. Poi, su queste spesso trovate una libreria di terze parti che riesce a fare un pochino meglio, o a volte sono librerie di terze parti che sono state portate dentro come librerie standard. Diciamo che se voi vi appoggiate a una libreria standard, avete un po' più, diciamo, garanzie di portabilità e di continuità nel tempo. Perché ricordiamoci anche questo concetto, che le librerie di terze parti non sono tutte uguali, bisogna vedere chi le mantiene. Okay? Cioè, magari, come c'era un esempio, cioè avete un'architettura incredibile basata su una piccola libreria sviluppata da un tipo in Nebraska, che la sviluppa lui da solo. Questo qua decide di eliminare la libreria perché dice no, non la voglio più tenere open source, o comunque non la mantiene più, cioè la vostra architettura si basa su quello. Quindi la scelta delle librerie di terze parti vi può semplificare la vita, ma guardate bene che cosa usate. Ovvio che se fate il vostro programmino per farvi backup a casa o gestirvi la vostra automazione di casa, la domotica, potete prendervi delle libertà diverse che state gestendo un impianto industriale, insomma, per capirci, insomma, no? O magari siete un server che deve gestire, insomma, non so, voglio dire, come Facebook, ma comunque, insomma, che abbia delle architetture complesse, ovviamente fate delle scelte un po' diverse. E vabbè, moduli per tutto super ottimizzati, l'abbiamo già detto, una parte nelle librerie standard e una parte comunque in quelle di terze parti. Ok, e una cosa molto carina di Python è il fatto di poterlo utilizzare in maniera sperimentale. Ok? Voi potete scrivere da riga di comando Python 3. Ok, vi si apre la shell di Python e voi potete cominciare a scrivere comandi in Python, dichiarare delle variabili, aprire delle funzioni, dei cicli e potete fare degli esperimenti, anche leggere direttamente la documentazione delle funzioni direttamente da riga di comando. Questo lo potete fare anche con IDLE, che di solito è un piccolo IDE grafico scritto con TKinter, quindi non aspettatevi una bellezza sconvolgente, però funziona, ha anche il colore, la sintassi, eccetera. E anche alcune funzioni di debug, anche se io l'ho provato già un paio di volte, non mi sono trovato benissimo, ma questo è una cosa mia.
E poi abbiamo il classico Jupyter, che è questa cosa che sto usando adesso io. Qui ancora non ho fatto niente in Python, ma adesso lo vedrete, cioè oltre a fare delle slide fa anche altre cose, no? Infatti l'ho scritto che per questa presentazione, eccetera. Voi magari potete usare IDLE, e credo che la riga di comando, se scrivete IDLE, dovrebbe partire. Probabilmente è meglio scrivere IDLE 3, perché comunque, allora, se voi avete una macchina Linux, sicuramente avete Python installato. Moltissime funzioni di manutenzione interna del sistema operativo sono sviluppate in Python, moltissime sono fatte ancora in Python 2.7 e quindi spesso la versione di Python di default che trovate su Linux è la 2.7. Magari no, se scrivete Python vi si apre, diciamo, la shell, vedete la prima riga scritto già la versione di Python, però scrivete Python 3 o IDLE 3, dovrebbe partire la versione del Python 3.x che avrete installato. Se non avete la 3.10, non preoccupatevi, ci sono due istruzioni del corso che non riuscirete a provare, ma insomma, non è quello il problema. Ecco. Partiamo con un classico, print, è la prima cosa che faremo con Python. Questa funzione, qui l'ho scritto, è la differenza principale o più eclatante, non la principale, però la più evidente fra la 2.7 e la 3x. Perché? Perché nella 2.7 tu potevi scrivere print spazio e la stringa. Dalla 3.0 in poi siete costretti a usare le parentesi tonde. Questa cosa qua, che vabbè, ha tutta una serie di retroscena, eccetera, che adesso non andiamo a indagare, però l'effetto più evidente è che voi prendete il codice 2.7, anche con tre righe stupidissime, con due print, lo mettete su 3x e non va, è rotto. E quindi dovete per forza metterci le mani. Poi ci sono un sacco di altre differenze più profonde, ma comunque adesso non le approfondiamo perché il corso lo facciamo sull'ultima libreria, sull'ultima versione. Ok, vediamo alcuni esempi. Allora, print test di output. Proviamo ad eseguirlo. Lui scrive test di output. Fin qua, una cosa facile, giusto? E praticamente lui vi permette di mettere tra gli apici, poi adesso c'è una piccola nota sugli apici come funzionano sotto, e lui semplicemente dà come output questa cosa qua. Ovviamente stiamo parlando di un programma alla riga di comando, non darà come output un messaggio in una finestra, ok? Questo lavora solo da terminale. E lui permette di avere più parametri, cioè potete passargli un numero indefinito di parametri. E quindi voi potete metterci tanti testi, dei numeri, mescolare quello che volete. Vediamo che cosa succede quando lo eseguo. Semplicemente lui va ad inserire uno spazio dove noi abbiamo messo la virgola e dà fuori tutti gli output che abbiamo, tutte le cose che abbiamo inserito, fuori così. Questo è comodo a volte se volete alla veloce metterci dentro dei numeri o meno, perché altrimenti Python non fa il casting automatico, cioè se voi volete concatenare un numero con una stringa dovete formattarlo o meno, facendo così mescolate numeri e stringhe eccetera e più o meno viene qualcosa che si legge insomma, no? E ci sono alcuni parametri particolari, dopo magari vi posso rimandare anche alla documentazione, adesso io di tutte le funzioni che vi do vi darò diversi input eccetera, poi comunque uno va nella documentazione e se le vede tutti perché ci sono spesso molte cose, quindi se no stiamo qua a fare un corso su tre funzioni e non avete imparato niente, insomma. E, però la cosa carina che cos'è? Che ha uno dei parametri che voi potete passargli, che si chiama AND. Adesso vi spiego anche questa cosa. Voi potete dire che AND è uguale a niente, cioè quello lì è apice apice, non c'è uno spazio in mezzo né niente. Perché? E lui di solito che cosa fa? Mette automaticamente a fine riga l'invio a capo. Quindi voi scrivete una stringa e lui automaticamente ci mette l'invio a capo dopo. Questo vuol dire che se voi fate tanti print consecutivi, lui scriverà tutti questi print su righe diverse. Però potrebbe essere che non è quello che vi serve. Mi è capitato per esempio delle volte che dove si vuole fare la classica cosa che la vostra funzione sta macinando, che sta elaborando dei dati, eccetera. Però volete dare, diciamo, a chi sta usando il programma un feedback e quindi, non so, volete fare dei puntini che avanzano mentre l'operazione va, però non volete fare un puntino su ogni riga. Allora gli dite, no, l'AND non è l'invio a capo, ma è niente.
non c'è niente a fine riga, quindi io ti scrivo le cose, tu le metti nella stessa riga. Fa così. Qui ho fatto, ho scritto prima riga, ho messo che l'end è nullo e poi la seconda riga è ancora la prima. Vediamo se funziona. Ho scritto tutto su una riga unica, ok? Questo era il discorso che vi dicevo, che potete eseguire il codice Python direttamente in Jupyter. Domande per adesso? No. Non si vedono le slide? Questo non riesco a cambiarlo, almeno non in tempi brevi. No, perché si sballa tutto, non riesco. L'ho fatto abbastanza grande, speravo, lo farò ancora più grande la prossima volta. Se volete potete collegarvi al corso online, però. Sì, non, di default è l'invio a capo. Se vuoi tenere la stessa riga, sì, o potessi metterci anche virgola, e lui ti mette la virgola dopo. Cioè, tu decidi che cos'è che vuoi mettere alla fine della riga. Io ci ho messo niente, però tu ci puoi mettere virgola, poi scriverci Pippo. Lui scrivi tutte le volte print e Pippo alla fine. Adesso. Ah, sì, va bene. Adesso. Non va a capo. Rimane lì. Non. Beh, adesso magari se c'è dato un errore ci guarda un attimino Nello e poi se avete bisogno di approfondimenti intervengo. Variabili. Allora, in Python non serve dichiarare le variabili. Non serve dichiararle nel metodo classico, quindi non dovete dire voglio fare una variabile tipo intero che si chiama Pippo e che vale 3, ok? E diciamo che ogni volta che voi assegnate un valore ad una etichetta, che è un nome scritto con degli standard, tipo, non deve cominciare con un numero, non deve esserci gli spazi ovviamente, insomma, deve essere un nome valido per essere una funzione o una variabile. Gli fate uguale una certa cosa a destra e questo automaticamente viene creata una variabile di quel tipo lì. Quindi voi nel codice, mentre lo fate, potete fare Pippo uguale a 3, adesso vedremo gli esempi, e lui ha creato una variabile di tipo intero, perché lui ha già capito che voi avete bisogno di un intero, e lo mette uguale a 3. Mette 3.5. Scriverà una variabile tipo float, quindi con la virgola, e ci metterà dentro il modello che ci avete messo. Adesso facciamo degli esempi. Diciamo che però non vi costringe a dichiararle. Allora, questa cosa qua è stata vera in passato per altri linguaggi, ok? Tipo, non so, VBA o quasi altre cose, eccetera, con alcune opzioni. Non è sempre ben vista. Cioè, io ho conosciuto della gente che dice, no, no, cioè, è un casino. Cioè, se non devo dichiarare le variabili, mi sbaglio. Sentono spaesati e non, cambiano linguaggio perché è troppo libero, no? Mi è capitato, cioè proprio, anche proprio con librerie, magari programmi anche complessi già sviluppati, no, no, cambiamo il linguaggio perché non è un linguaggio abbastanza strong o insomma è difficile scrivere programmi, si fanno troppi bachi. Vero in parte, ma dopo vi spiego delle cose, insomma. Allora. Qui facciamo alcuni degli esempi che vi ho detto adesso prima, la rapida carrellata. Io faccio numero uguale, 3, decimale uguale a 7.5, okay. Non si usa la virgola, si usa il punto perché comunque la si scrive all'inglese, frase uguale ciao mondo con i doppi apici. E vediamo che cosa fa lui. Allora, io qua cosa ho fatto? Ho fatto print. Come vedete. Allora, per riuscire a leggere un po' questa cosa, dovete individuare qua che c'è una virgola. La selezione qua è un po'. Ok, la virgola. E che separa, diciamo, due parametri che io ho passato a print. Il primo parametro è questo. Se sei da IDLE o sei da terminale? Hai scritto IDLE 3 e stai scrivendo i comandi dentro l'interfaccia grafica? Devi fare Ctrl P, allora ti permette di tornare indietro con i comandi. Quello che di solito fate quando siete dalla shell con la freccina in alto, diciamo. Oh, mi sembra. No, allora aspetta, eh.
perché previous, next, forse alt p, però ctrl p, fa print. Ok, sì, dovrebbe essere ctrl p, infatti mi ricordavo anche. Ah no, 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 quello non dovete metterlo. Questo qua praticamente è perché Jupyter ti crea come tante shell e questa è la shell numero 4. No, voi non dovete metterla. Voi è quello che c'è nel rettangolino. Sì, scusami perché non avevo focalizzato. Quello che c'è nel rettangolo è quel codice che devi scrivere. Dovreste avere dei tre maggiori, mi sembra, in fila, poi voi scrivete il vostro codice dopo, eccetera. Allora, quello che ho fatto io qua, ho usato, diciamo, come primo parametro, ho usato un metodo per scrivere il tipo di dato della variabile. Cioè, quindi quello che voi avete visto qua sotto, che è venuto fuori, che lui mi ha detto che ha fatto una variabile tipo int, che è 3, una variabile di tipo float, che è 7.5, e una variabile di tipo str, che è ciao mondo. Come ho fatto a farlo? Ho usato la funzione type. La funzione type è una funzione delle librerie standard sua, una parola chiave, proprio che qui vi viene evidenziata anche col colore. Voi, fra parentesi, gli passate un qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa che avete in Python, gliela potete passare, non ci sono problemi, qualsiasi, proprio qualsiasi cosa. E so che sia una cosa, diciamo, che abbia un senso, ecco. E lui vi restituisce il tipo di dato di quella cosa lì. Potrebbe essere una classe, un oggetto, una variabile di questo tipo. Poi cosa succede? Che siccome in Python, concetto che riprenderò anche dopo, qualsiasi cosa è praticamente un oggetto, voi potete andare a leggere una proprietà di questo oggetto. In questo caso io vado a leggere la proprietà d'under name, che è questo underscore underscore name underscore underscore. Che in Python di solito invece di dire underscore underscore nome underscore dici d'under nome. Under vuol dire gli underscore prima e dopo. Diciamo dialetto, ok, vogliamo dire. Sì, c'è una virgola, c'è una virgola. Quindi noi abbiamo type di numero, la prima riga, che vuol dire restituiscimi il tipo di dato contenuto in numero, punto d'under name. Quindi lui cosa fa? Perché altrimenti lui ci restituirebbe il tipo di dato, ma il tipo di dato non è il nome del tipo di dato, è proprio il tipo di dato, ok, che è un oggetto a sua volta. Ma noi in questo caso dobbiamo scriverlo, quindi a noi ci interessa sapere come si chiama quel tipo di dato che è contenuto nella variabile numero e quindi lo mettiamo come primo parametro. Vi avevo fatto vedere prima che nel print accetta tanti parametri e lui poi ve li concatena tutti nell'output. Quindi come primo parametro noi andiamo a prendere il nome del tipo di dato della variabile. Come secondo parametro ci mettiamo la variabile in sé e quindi lui ci restituisce il nome. Il risultato viene scritto int. 3. Il secondo tipo di dato, siccome io oggi ho messo il punto decimale, lui capisce che è un numero con la virgola, che di default è un float, non è l'unico tipo di numeri con la virgola. Esatto, è corretto. La tupla la vediamo dopo, però perché con la virgola cioè, ha una funzione diversa. Il punto va usato all'inglese, cioè la decimale è all'inglese col punto. Per fortuna non hanno fatto che si adatta alla lingua del sistema operativo, perché sarebbe un. Ma di solito non lo fanno quasi mai, tranne tipo Excel, ma questo è un altro. E l'ultimo tipo invece è una stringa, ok? Lui lo capisce da solo, cioè noi gli assegniamo diciamo, la costante, perché quella che noi mettiamo dopo l'uguale è la costante, e lui quando alloca la variabile capisce in automatico di che tipo di variabile abbiamo bisogno. Main? Dove lo vedi main? Ah no, name, non main, name. Dunder name è perché è una proprietà del tipo, dell'oggetto tipo, e noi vogliamo sapere il nome. E si chiama così.
No, non main, name, nome. Devi aver sbagliato qualcosa. L'output deve venire come questo. Molte delle GIF animate che vedete sono prese dai Monty Python. Classico umorismo inglese. Vabbè, intanto vado avanti perché sennò sono già le 10 e siamo un po' indietro. Allora, riutilizzo delle variabili. Se ad un'etichetta viene assegnato un nuovo valore, il tipo può anche cambiare. Però è fortemente sconsigliato, cioè non perché succede niente, ma perché non ci capite più niente voi. Non mi ricordo se ci ho fatto anche un esempio. Sì, l'ho fatto. Io faccio numero, allora voi considerate che questo compilatore si ricorda le variabili che ho dichiarato nella slide precedente, quindi numero contiene ancora 3 adesso, e frase contiene ancora, questo è una stringa, mi sembra. L'ho scritto così, no? Ciao mondo, scusate. Io che cosa faccio adesso? Al numero assegno, questo non è un numero, e alla frase ci scrivo 42. Però prima dentro il numero c'era un numero, adesso ci sto mettendo una stringa. Cosa succederà? Devo scoprirlo, no? Non voglio fare spoiler. E nella frase c'era una stringa, adesso ci sto mettendo un numero. Vediamo cosa succede. Niente. Numero è cambiato, è diventato una stringa e la stringa è diventata un numero. Neanche un problema. Questo a volte crea scompiglio, cioè, ma come no? Era un intero, era. Perché a lui non gliene frega niente, è un'etichetta, voi gli schiaffate dentro il valore, lui riallocca e dice: oh, adesso ti serve il numero, anche se prima era una stringa, ora ti alloco un numero. Ma vi dirò di più: questo processo qua di riallocarlo, Python lo fa di default sempre, cioè se anche voi fate il vostro lavoro sta variabile numero e gli assegnate dei numeri diversi, lui di fatto non è che cambia il valore della variabile, ma lui crea ogni volta una variabile nuova. Okay. Tant'è vero che dopo, se uno vuole, c'è un modo per andare a vedere proprio l'identificativo nel linguaggio di questa variabile e vedete che cambiando il valore che ci metti dentro cambia proprio la variabile. Questo non è un numero, ti dà errore? Adesso viene Nello a vedere. La nostra valletta viene a verificare cosa hai scritto. Giuliano, stai tenendo d'occhio anche la chat, vero? Ok. Sono così bravo che nessuno fa domande da casa. Ok, come vi ho detto, un pochino ve l'ho anticipato con il discorso di type, in Python tutto è un oggetto. Oltre. Tira via l'audio però, perché sennò. Diciamo, oltre a quello che voi potreste immaginare, cioè in Python veramente tutto è un oggetto, cioè potete fare robe che, insomma, adesso non ve le faccio vedere perché se no le fate subito, però si possono fare cose molto interessanti. Però vediamo alcuni esempi intanto di che cosa vuol dire che tutto è un oggetto. Allora, innanzitutto. In Python come si fa? Vi ho parlato vagamente del concetto di classi all'inizio. Io dichiaro una classe che praticamente è il mio progetto. È come se io avessi dell'oggetto che mi serve, fatto il disegno su carta di come dovrebbe funzionare questo oggetto. E poi quando io vado a creare, di solito si dice allocare fisicamente quell'oggetto lì. Crea un oggetto vero e proprio, cioè si chiamano classi e oggetto in programmazione, no? In italiano. Per allocare un nuovo oggetto di un tipo, la tal classe, in Python si fa il nome della classe aperta e chiusa tonda.
Questo è come chiamare una funzione, come il print. Voi quando chiamate la funzione print, scrivete print, aperta tonda e chiusa tonda. Potete anche non metterci delle stringhe in mezzo. Lui semplicemente vi scrive una riga vuota. Voi ovviamente potete passarci dei parametri, perché print è una funzione, diciamo, no? Una parola chiave che comunque funziona. La stessa cosa potete farla con gli oggetti, le classi. Potete passargli dei parametri a questa funzione che voi chiamate, che di solito è il costruttore della classe, si chiama, che in base alla classe può avere o non avere uno o più parametri che servono alla classe per costruirsi. Come dire, io faccio la classe automobile, gli passo come parametro il colore e quando io costruisco la mia automobile esce fuori già del colore che voglio, per dire, no? Adesso devo fare esempi gnocchi, però il concetto è quello lì. Allora, int è una classe base, cioè vuol dire è già dichiarata dentro diciamo al codice, al programma, al compilatore Python. Non è obbligatorio, può ricevere un parametro. Questo parametro deve essere di tipo stringa. Adesso voi avete notato che qui ho scritto la stringa con gli apici singoli, prima l'ho scritto con i doppi, si può fare tutto, dopo vi spiego. Sono length, bit length, aperta e chiusa tonda e poi di nuovo chiusa tonda. Adesso ve lo spiego. Sono semplicemente due funzioni annidate. Esatto, ci sono praticamente tu hai un'aperta e due chiuse. Perché hai l'apertura dopo il print. Quindi tu hai un'apertura, una chiusura, una chiusura. Se le guardi tutte nell'intera riga, no? Allora, io che cosa gli passo? Gli passo una stringa. Praticamente int è una classe che ti alloca un intero. Serve per creare un oggetto di tipo intero, come quello che abbiamo fatto prima. Abbiamo fatto numero uguale a 3. Questo Python lo fa già in automatico lui. Lui ci crea un oggetto di tipo intero che vale già 3. Ok? Se io voglio, posso chiamare esplicitamente int passandogli una stringa. Questa stringa però deve essere un numero. Non gli posso chiedere Pippo, se no se la prende. Questo numero, tra l'altro, deve essere di default in base 10, ma è possibile anche specificargli che vogliamo dargli un numero in esadecimale o in binario, ok? Di default, se non gli do nessun parametro, lui lo prende in base 10, quindi i numeri che contiamo noi con le dita, no? Gli passi una stringa in cui c'è scritto un numero. Allora, diciamo che è un pochino come dire avere delle pere o avere una foto delle pere, so per capirci, no? Non sono proprio la stessa cosa. Cioè, io posso scrivere una stringa che è tra apici, io dentro la stringa ci posso scrivere Pippo, Pluto, ciao, come va? Oppure ci posso scrivere 1, 0. Ok? Però questo non è un numero, è una stringa, perché io lo sto scrivendo dentro la stringa. In questo caso sì, perché io lo sto mettendo fra apici. Ok? Ma questo per come funziona il linguaggio, cioè tutto quello che tu metti dentro apici, lui lo considera testo. Poi lui non guarda cosa c'è scritto dentro, poi metteci virgola, punto, lui non lo legge, lo prende come una sequenza di caratteri e non guarda neanche cosa c'è scritto dentro. Anche se metti orrori di ortografia, lui non ci guarda, no? E in questo caso noi ci abbiamo scritto il carattere 1 e il carattere 0. Ovviamente noi lo facciamo perché vogliamo che lui lo vada a leggere e interpreti il numero rappresentato da quella stringa, ok? Quindi lui cosa farà? Convertirà questa stringa, andrà a leggere che cosa c'è scritto dentro in questo caso. Cioè, normalmente lui lo prende come una sequenza di caratteri e non ci guarda dentro, ma noi la stiamo passando al costruttore di int. Quindi lui ci guarda dentro, perché è fatto così, è una funzione che è scritta in questa maniera. Voi gli passate una stringa e lui ci va a leggere dentro cosa c'è. E si aspetta che ci siano dei numeri interi, ok? In questo caso non ci potete mettere virgole né niente. Non è come nel caso precedente che lui si adatta, perché io gli sto dicendo int, quindi io ti sto dicendo io voglio un intero, ti passo una stringa di partenza, ma voglio che tu mi crei un intero. E quindi lui si aspetta una stringa che contenga un intero, ok? E lui mi creerà un oggetto di tipo intero che conterrà il valore 10 dentro. Adesso lo andremo a vedere. Quello che faccio nella seconda riga, che cos'è? È che io vado a prendere A. A abbiamo detto che è un oggetto di tipo intero.
un intero, ok? E faccio punto, come avevo fatto prima, vi ricordate quando ho fatto type, ho fatto punto dunder name per sapere il nome del tipo. In questo caso faccio punto bit length, è il nome di una funzione, di un metodo, scusate, dell'oggetto intero. Quindi l'oggetto intero, essendo un oggetto, ha dei metodi, cioè delle funzioni che io posso chiamare da fuori che fanno delle cose. Che cosa fa bit length? Allora, innanzitutto, essendo una funzione, io per chiamarla, un po' come vi ho detto per il costruttore della classe, quindi come faccio con int, aperta e chiusa tonda, come col print, devo mettere aperta e chiusa tonda, anche se non ha parametri, non posso chiamarlo senza. Lo posso fare, ma succede una cosa diversa, magari dopo approfondiamo. Quello che devo fare per chiamare la funzione è fare aperta e chiusa tonda, poi se ci sono eventualmente dei parametri li andrò a mettere fra le parentesi, se non ho parametri metto solo le parentesi. Bit length mi dice la lunghezza in bit di questo intero. E adesso andremo a vedere che cosa vuol dire. Dopodiché cosa faccio? Faccio di nuovo a uguale int, gli do un'altra stringa che contiene un altro numero intero molto più grande. E poi vado a vedere di nuovo bit length. Quindi voglio andare a vedere se la lunghezza in bit di questo oggetto di tipo intero cambia in base se gli metto dentro 10 o se gli metto dentro 65.000. Vado ad eseguire il codice che vi ho spiegato, poi se avete domande. Allora, che cosa è successo? Python c'ha una cosa stranissima, che è una cosa secondo me molto, diciamo, comoda, chiamiamola toga. Ovviamente è una di quelle cose che dal punto di vista prestazionale non è il top, però è molto comodo. Lui praticamente cosa dice? Quando tu mi allochi un intero, nei linguaggi diciamo che usano normalmente le persone, tipo in C++ o altro, l'intero è, in base all'architettura, sarà di 32 bit o di 64 bit, eccetera. Poi voi ci avete messo dentro il numero 2, quindi avete tutti gli altri bit non utilizzati, però lui vi ha allocato quella lì. E di solito voi sapete quanto state allocando, no? Python dice, no, vabbè, scusa, ma tu ci hai scritto dentro 10, se io con 4 bit ho scritto 10, non devo usarne 64, ne frega di usarli tutti. Quindi lui cosa fa? Alloca un intero usando solo 4 bit. Poi io cosa faccio? Ci metto, faccio un altro intero che ci scrivo dentro 65.000. Lui dice, 65.000 con 4 bit non ci sto, ne servono almeno 16 di bit. E quindi vi alloca una variabile da 16 bit. E lui lo fa dinamicamente. Questo però che cosa significa? Che in realtà l'intero, mentre normalmente nei linguaggi che usano tutti, l'intero ha una dimensione massima, se sei da 32 bit puoi scriverci massimo più o meno 2 miliardi, virgola qualcosa, se è 64 bit il numero è molto più grande. Con Python la dimensione massima dell'intero è la vostra RAM. Quando finisce la RAM, overflow. Però potete metterci. Ah, se tu lo fai, però cioè, ti cresce anche in C++, se tu continui a incrementare un numero quando può andare in overflow. E beh, probabilmente fa il giro, adesso dipende poi dal compilatore o quant'altro, però comunque. Però lui ti dice, io ho un intero, fallo crescere quanto ti pare, quanto ti serve, non c'è problema, ci penso io ad allocare. Ovvio che se cresce molto la RAM la si viene consumata, ovviamente, no? Questo, come capite, vi dà libertà, comodità, però dà grandi poteri. Grandi responsabilità perché devi controllare quanto diventa grosso il tuo, perché non c'è un altro limite, insomma. Ci sono domande su queste quattro righe di codice? Perché io prima l'ho allocato con 10, gli ho detto che mi serviva un intero in cui ci mettevo dentro 10, il numero 10. Voi non so se conoscete un po' diciamo, la codifica bit. Esatto. Cioè praticamente tu, la rappresentazione che c'è dentro i computer è fatta a bit. Quindi tu cosa fai? Hai degli 0 e degli 1, che poi vengono tradotti insomma, perché un umano la possa capire, e tu con questi 0 e gli 1 vai a scrivere tutti i numeri. Come questi numeri sono su base, diciamo, con esponente 2, tu per scrivere il numero 10 hai bisogno di usare almeno 4 bit. Ok? Se invece tu vuoi andare a scrivere il numero 65.000, ti servono almeno 16 bit. Esatto. Se hai scritto un numero più grande, servivano ancora più bit. Ma il numero di bit non deve essere pari, ovviamente. Probabilmente se ci avessi messo 11 me ne usava 5, adesso sono.
Quello che mi interessa però qui era il concetto dell'intero infinito o pseudo, che è comunque carino, più che altro il fatto che io ho un numero intero che in realtà è un oggetto e quindi ho dei metodi che posso utilizzare, lo posso costruire passandogli dei parametri, cioè insomma è una caratteristica insomma, moderna e però io lo faccio su un esempio facile, ma si può fare su tutto in Python. Allora, se voi andate sul sito della documentazione ufficiale di Python c'è tutto. Ci sono anche degli esempi per cominciare, eccetera. E su tutte queste cose qua ci sono tantissime robe. Poi ci sono una parte per le funzioni anche molto avanzate, che sono le cosiddette PEP, dove ci sono sia le proposte di nuove funzioni, la discussione su perché farle, su come strutturarle e poi come sono state implementate. E questo in tutta la storia del linguaggio di Python. Però se voi andate sulle librerie, sulla documentazione ufficiale, c'è tantissime informazioni su queste cose e anche su altre. Ok, qui faccio un esempio simile, più che altro, cioè non simile per il discorso dell'intero, ma per far capire che tutto è un oggetto, anche la stringa è un oggetto. In pratica io qua faccio b uguale, facciamo una prova. Quindi che cosa sto facendo? Sto creando una variabile che si chiama b, che contiene una, perfetto, che però è un oggetto di tipo stringa, ok? Poi qui printo, diciamole così, alcune funzioni che vado a chiamare, per esempio count a. Che cosa fa? Ratio. Tipo 1, 2, 3, 4 probabilmente, no? Poi c'è split, divide, potete dargli dei parametri, se non gli date niente divide dove ci sono gli spazi. Sono spazi consecutivi, li considera un unico spazio. Molto comodo. Upper, title, le prime lettere maiuscole e le altre minuscole. Title, è l'ultima funzione che chiamo lì sotto. È un metodo della stringa. Dell'oggetto tipo stringa che ti restituisce la stessa stringa, però mettendo le prime lettere di ogni parola maiuscole e le altre minuscole. Sì, c'è tutto, ma più che altro, raccomandazione: quando pensate a sviluppare una funzione che fa una cosa, non importa quanto sia strana la cosa che volete fare, dateci un occhio, perché probabilmente c'è già. Ok? Cioè, questa cosa qua di facciamo una prova con la prima lettera maiuscola mi mangio un rospo se qualcuno di voi pensava che c'era già. E invece c'è già. E voi dite, vabbè, cosa me ne faccio? Me ne faccio perché io riesco a imbellire facilmente le mie etichette. Cioè, io posso fare le variabili, andarmi a leggere come si chiama la variabile, la posso splittare togliendo gli underscore e metterlo title e metto l'etichetta che si chiama come la variabile ma scritta per un umano. Una stupidata che mi è venuta in mente così, no? Però tutti questi giochini qua li puoi fare. Poi ci sono delle librerie che vi abbelliscono l'output, vi fanno già delle formattazioni a tabelle, vi fanno un sacco di roba, cioè c'è veramente il mondo, ok? Quindi ricordatevi, qualsiasi cosa di mente che volete fare, magari non c'è perché avete delle idee geniali, però spesso c'è già. O se non c'è nelle librerie standard di Python, c'è già qualcuno che ha fatto una libreria che lo fa. Almeno un po' la mia esperienza, insomma, no? Poi ovviamente dovete scrivere qualcosa anche voi, dovete metterle insieme le cose, però. Domande? Nessuno chiede che cos'è questo? Lo dico dopo, quindi perché lo chiedete. Eh? Lo split? Sì, lo split. Aggiungiamo un po' di interattività, perché adesso abbiamo fatto solo dei programmi che scrivono della roba, ma non fanno niente e non chiedono niente all'operatore, no? Sì. Sì. Allora io. Sì, tu ogni riga fai invio e ti dà l'output. Esatto, io le faccio in pacchetto insieme. Allora, sì, qua c'ho anche un altro piccolo tema che vi appoggio lì giusto per, anche se è un pochino obsoleto adesso, però vale la pena saperlo. Allora, partiamo dalle prime due righe. Allora, innanzitutto in Python, se voi mettete il cancelletto, che è questo caratterino con cui comincia la riga, voi potete scrivere quelli che vengono chiamati commenti. Quindi
cioè scrivete del codice, del testo, che il compilatore ignorerà, cioè non gliene frega niente di quello che c'è scritto, tranne alcune eccezioni. E ovviamente il commento però non può andare a capo, cioè voi dovete scrivere un commento che rimane a destra del cancelletto che avete messo. Se volete fare un commento di più righe, con questa tecnica dovete scrivere ad ogni riga il cancelletto, ok? Lo potete anche mettere a fine riga, quindi scrivere print ciao mondo e poi chiusa tonda, cancelletto, questo scrive l'output, ok? Lo potete fare. E vi dicevo con alcune eccezioni, perché praticamente qui io ho fatto una cosa un po' strana, cioè praticamente è possibile specificare all'interno del vostro programma, non è una cosa che si fa di solito nella shell, magari voi scrivete. Il programma di solito scrive in un file di testo che ha l'estensione .py e voi ci avete dentro il vostro programma scritto in Python. Questo indica al compilatore qual è la codifica con cui voi state scrivendo dentro questo file. Perché poi noi siamo italiani, quindi abbiamo le lettere con l'accento, tutte queste cose qua. Questo gli specifica a Python, quando tu apri questo file lo utilizzi con la codifica, ad esempio UTF-8. Adesso io non apro la parentesi degli Unicode. Però voi sapete che siamo in un mondo in cui ci sono italiani con gli accento, i cinesi che c'hanno i loro caratteri, i russi che c'hanno degli altri, ognuno scrive a modo suo e quindi ci sono dei caratteri particolari che non sono quelli classici dell'alfabeto inglese, ok? Per poterli scrivere ci sono tutta una serie di sistemi con cui il file viene compilato, scritto con delle codifiche che non sono quelle standard dell'ASCII È opportuno che il compilatore, quando apre questo file, capisca che cosa avete scritto, perché sennò lui non riesce a capire i caratteri strani, quelli classici dell'alfabeto inglese li capisce sempre, ma quelli strani non riuscirebbe a capirlo. Questa cosa qua non è obbligatorio farla, cioè di default, soprattutto la versione 3.10, già parte che lei dice questo file è UTF-8. Però se voi avete esigenze particolari, dovete aprire dei file strani, dovete fare dei magheggi, potete specificare il tipo di codifiche che volete utilizzare. Io qua ho messo due esempi, di solito si mette solo una riga, che deve essere la prima riga del vostro programma, e deve mettere dietro al commento questo meno asterisco meno, questi due diciamo tipi di hash, e ci mettete coding e poi ci mettete il tipo di codifica che dovete usare. È un'altra codifica che viene spesso usata in Windows. Adesso non usate tutte e due, o usate una o usate l'altra. Meno, meno. Meno, cancelletto meno, coding, UTF-8. Vi dico, cioè, se voi usate la 3.8, 3.9, non c'è bisogno, ok? Però se lo trovate dentro dei programmi, vi chiedete cos'è, ve l'ho spiegato. Oppure se dovete fare delle cose strane, ma se cominciate a lavorare con dell'Unicode, state facendo già delle robe un po' particolari, insomma. Di solito è nel tastierino numerico sopra i numeri. Se non hai il tastierino numerico, è sopra al. Esatto, shift più. L'asterisco. Ok. Qua cosa sto facendo? Faccio nome uguale. Input è un'altra parola chiave. Cosa fa input? Praticamente vi permette di presentare un messaggio all'utente, che voi mettete come stringa. Questa funzione praticamente interrompe diciamo, la shell, aspetta che l'utente scriva e faccia invio. Quando l'utente fa invio, lui legge l'input che è scritto e lo va a restituire, in questo caso lo mette nella variabile nome. Ok? Dopodiché, qua cosa faccio? Do print, gli scrivo ciao, mettendo nome, concatenando la stringa. Quindi diciamo che ti chiede come ti chiami e poi dice ciao, Python è cool, eccetera. Andiamo a vedere come funziona, track. Vedete in questo caso l'interfaccia grafica è per quella di Jupyter. A voi verrebbe semplicemente la riga con il cursore lì, no? Dico che mi chiamo Luca, faccio invio. Ciao Luca, Python è cool. Ok? Sì, questi, però se tu scrivi questo codice particolare, questo meno cancelletto, questo meno asterisco meno, aperto e chiuso, lui considera la codifica. Quindi
Adesso io questo qua l'ho scritto come esempio. Voi di solito lo dovrete mettere come prima riga nel vostro file di testo che contiene il codice. Vabbè, input, ecco, l'unica cosa che vi dico è che input è una cosa che è cambiata nella 2.7. Nella 2.7 esisteva una funzione che si chiamava row input, scritto come row, cioè, e poi esisteva input. Però input aveva dei grossissimi problemi di sicurezza, in questo senso. E mentre raw input funzionava come l'input, cioè si aspettava che tu gli mettessi del testo e lo prendeva come stringa, fine della fiera, cioè la stringa poi tu la mettevi in una variabile, ci facevi quello che volevi, ma una stringa era. L'input del 2.7 valutava quello che tu scrivevi. Quindi se tu scrivevi un numero lo prendeva come numero, ma se tu scrivevi una funzione o scrivevi anche un comando, lui lo eseguiva. Quindi tu potevi fare l'injection nel codice abbastanza pericoloso, insomma. Uno dei motivi per cui non usare la 2.7. Altre domande? Domande. Sphinx. Sì, Sphinx, esatto. Sì, quello con l'occhietto, alla egiziana. Formattare le stringhe. Ovviamente adesso noi abbiamo fatto tutte delle robette un po' così, no? Esistono alcune modalità per formattare le stringhe. Cosa vuol dire formattare le stringhe? Comporle magari con dei numeri, facendo delle cose un po' più elaborate che attaccare dei pezzi di codice insieme, no? Allora, qui ci sono alcuni metodi, dopo ve ne faccio vedere uno più fico. Quindi questi li faccio vedere per rigor di cronaca, ma io non li uso più perché sono comodi. E allora, primo modo, modo 1, modo 2, modo 3. Primo modo, io scrivo una stringa, testo, che vuol dire quindi che in questo caso doppio apice del testo e il doppio apice. Dentro vado ad inserire come posso dire, le direttive, ok? Lo faccio mettendoci il percentuale e una lettera. Percentuale lettera vuol dire io vado ad inserire in questo punto nella stringa un tipo di variabile che definisco in base al tipo di lettera. S stringa D per decimal, numero diciamo intero, e poi ci può mettere F per floating point, eccetera. Poi cosa faccio? Dopo la stringa ci metto di nuovo il mio bellissimo percentuale e fra parentesi gli passo in fila tutti i parametri che io voglio andare a sostituire nei miei percentuali e la lettera. Per capirci meglio, lui cosa fa? Prende quello che io ho scritto qui, poi va a prendere il primo parametro, dice S, e ci va a mettere dentro prova 1. Poi la selezione che è un po' sballata, vabbè. E dopodiché va a prendere percentuale D e ci va a mettere dentro 1, ok? E così via. Ovviamente deve avere una corrispondenza, cioè il numero di parametri deve essere uguale al numero di percentuali che ci ho messo e deve riuscire a mettere il tipo di dato che gli sto dando nel tipo di formattazione che gli sto dicendo. Si può fare una cosa simile nel modo 2, semplicemente metto dei segnaposto che sono delle parentesi graffe, aperte e chiuse, dove voglio. Anche in questo caso lui va a fare il replace in fila, però qua invece di metterci il percentuale ci metto punto format. Allora qui rientriamo nel tema su cui io insisto tantissimo, ma insomma diciamo che vi ricorderete questa cosa. Se io scrivo una stringa fra apici, anche quella stringa lì è un oggetto, quindi ha dei metodi. Quindi io ho un oggetto stringa, costante stringa, punto format, cioè io chiamo il metodo formatta questa stringa che ti sto dicendo e la formatti utilizzando queste variabili che ti passo. Quindi io uso la funzione format e gli passo due parametri, la prima stringa e il secondo numero, e lui andrà a rimpiazzarli nella stringa al posto delle prime graffe e seconde graffe. Terzo metodo, un pochino più flessibile, vi permette di scegliere l'ordine. Funziona come il primo, dentro ci scrivo l'indice del parametro che passo. E lui me li va a prendere nell'ordine con cui io gli sto dando.
Sono sistemi sembrano molto complicati, okay? Un po' lo sono quando vedrete il prossimo. E dopo, vabbè, qua vi faccio vedere delle altre cose, tipo numero virgola testo uguale a 4 virgola prova 4. Qualcuno di voi all'inizio aveva provato a metterci la virgola al posto del punto quando ha messo i numeri. Che cosa succede? Lui ha detto tupla, perché Python supporta questa cosa un po' strana, cioè tu se metti una roba separata da virgola, alla fine è una tupla. Ma questo anche quando voi lo state facendo per passare dei parametri a una funzione, in qualche maniera sotto lui ha una tupla. Però voi la tupla la potete aprire al volo. Tupla adesso è un tipo di dato che vedremo. Però se io faccio questa cosa qua, numero virgola testo uguale a 4 virgola prova 4, lui prenderà il 4 e lo mette dentro la variabile tipo numero e prova 4 lo mette dentro il testo. Okay? Quindi vi permette di fare le assegnazioni multiple. Non sono considerate proprio una cosa bellissima da fare, però dipende sempre da cosa state facendo. E diciamo che spesso più che fare un'assegnazione così, è più facile che voi magari abbiate una funzione che vi restituisce come output una tupla, quindi vi permette di avere un output multiplo, e voi lo assegnate in questa maniera. Esistono anche delle funzioni proprio delle librerie standard che vi restituiscono tante cose. Per esempio, una che mi viene in mente è quella per poter scorrere all'interno delle directory, che è walk si chiama, che scorre dentro le directory. Questa qua praticamente ti restituisce, una volta che la chiami, sempre tre parametri, che è la root, l'elenco delle directory e l'elenco dei file. Tu poi la puoi chiamare in maniera ricorsiva e questa però è una funzione che ti restituisce. Quindi tu cosa fai? Metti root, virgola, dirs, virgola, files, uguale, chiami la funzione e lui automaticamente alle tre variabili assegna queste tre cose, insomma, no? È quella cosa più o meno che sto facendo qua. Poi, modo 4, metto numero di testo, virgola, numero. Questa è quella che userete, penso. Cioè, praticamente, voi cosa potete fare? Potete mettere questa piccola f davanti alla stringa, che vuol dire questa è una stringa formattata. Ok? Questo vi consente di mettere dentro la stringa, fra parentesi graffe, dei nomi di variabile, direttamente. O anche delle funzioni, o quello che vi pare, un qualsiasi cosa che possa essere valutato da Python, e lui semplicemente, quando va a comporre la stringa, fa vedere fra le graffe cosa c'è, legge il valore e te lo mette nella stringa. Quindi capite che con questo ultimo sistema che vi faccio vedere, tutti gli altri, cioè, sembrano roba da primitivi, insomma. È una cosa che è stata introdotta, mi sembra, nel Python 3.6, non è vecchissima. Ma abbastanza ben accettata. L'hanno messa, è stata molto comoda. Adesso vediamo che cosa succede quando eseguiamo questo codice. Lui giustamente ha scritto numero di prova 1, 1, insomma quello che ci aspettiamo. Domande? Dubbi, perplessità? Tutto chiarissimo, limpido, lampante. Perfetto. Due note sulle virgolette per le stringhe. Come vi ho fatto vedere, è possibile usare quelle singole e quelle doppie. Qui vi faccio vedere che si può usare anche le triple singole e le triple doppie. Che differenza c'è tra tutti questi? Alla fine sono stringhe. Dal punto di vista del dato non c'è nessunissima differenza. Okay? L'uso delle prime e delle seconde, adesso ve lo faccio vedere, è molto banale. L'uso della terza e della quarta è un po' più interessante. Allora, se voi dovete scrivere una stringa con l'apostrofo e poteste usare solo l'apice singolo, dovreste fare come ho fatto qua io, cioè dire, per scrivere apostrofo, io dovrei metterci questo piccolo carattere che è il backslash. Perché? Perché altrimenti se io non ce lo metto, vi faccio vedere qua come cambia la colorazione. No, ho scacciato sbagliata. Perché fa questa cosa? Ecco, è uno scherzo. Ok. Come vedete, ve lo fa vedere il colore. Cioè, scrivendolo così, lui ha visto che L apice, siccome avete aperto
la stringa con l'apice, lui pensa che sia finita la stringa. E quindi quello che c'è dopo per lui non è più una stringa. Mettendoci invece il backslash, che è un sistema, come vi faccio vedere dopo, per esempio lo potete usare con backslash n, lui va a vedere, cioè mentre normalmente quello che c'è dentro la stringa lui non lo considera, cioè non va a capire cosa c'è dentro, lo prende come sequenza di caratteri, attraverso il backslash voi potete metterci dei caratteri particolari, che possono essere, in questo caso gli dite, questo sarebbe il carattere con cui chiudi la stringa, ma tu non considerarlo, ma considerarlo come carattere che fa parte della stringa. Così lui vi continua a tenere la stringa anche dopo questo apice singolo. Quello che ho messo alla fine è n, che vuol dire new line praticamente, cioè tipo il t che sta per il tab, e ce ne sono alcuni altri. Però ovviamente è più comodo scriverlo usando il doppio apice, dove io posso scrivere l'apostrofo senza metterci caratteri strani. Così come se io volessi scrivere delle stringhe virgolettate con le doppie virgolette, allora io uso l'apice singolo, così posso usare le doppie virgolette dentro senza chiudere la stringa. Alla fine l'uso di uno o l'altro, io vi consiglio, insomma, la maggior parte del tempo usare sempre la stessa, un po' per leggibilità, se avete l'esigenza particolare lo cambiate, insomma. Allora, invece quando usate il triplo doppio apice ed è uguale il triplo il triplo apice singolo, praticamente mentre la stringa normale, quando voi andate a capo, finisce, con quello triplo voi potete permettervi di andare a capo. Lui, finché non trova la tripla chiusura corrispondente, lui tutto quello lì lo considera una stringa unica. Vi dico anche che spesso potete trovare, senza nessuna assegnazione, senza variabili o funzioni, del testo scritto spesso col triplo apice o triplo doppio apice in mezzo al codice così. Perché è un sistema che viene utilizzato molto per scrivere dei commenti. Io invece di usare il cancelletto, che sarei costretto se scrivo un commento lungo a mettere il cancelletto all'inizio di ogni riga, io scrivo 3 volte doppio apice apertura, scrivo il mio commento e poi lo chiudo. Tanto il compilatore cosa fa? Trova sta stringa, dice non assegna niente, non ci fai nulla, io la butto via, la ignoro e vado avanti. Okay? Ci sono dei casi in cui questa qua non viene del tutto ignorata, perché dopo ve lo faccio vedere in alcuni esempi, il discorso che dicevamo di usare la libreria Sphinx, ma non solo, altre anche le librerie, per commentare il codice, ma anche per scrivere documentazione di funzioni, di classi, eccetera, lo potete fare utilizzando quel sistema lì. E va a capo. Adesso lo faccio vedere in esecuzione. Vedete, lui qua ha inserito una riga vuota in più fra primo testo con l'apostrofo e secondo testo con l'apostrofo perché ci ho messo l'n. Io qua vado a modificare e ci metto per esempio. No, non è quello che volevo fare. No, dovete mettere il minuscolo. Non so che cosa sta facendo, se è un po' impazzito. Ok, slash n. Vedete che adesso è andato a capo 2 volte qua. Qua c'è da 2 righe bianche. Perché ogni backslash n lo aggiunge una riga vuota. Sono andato a capo? Dici? Semplicemente io ho fatto vedere 2 sistemi per poter scrivere l'apostrofo. Il primo io ho usato l'apostrofo per, diciamo, l'apice singolo per costruire la stringa. Quindi, siccome uso l'apice dentro, lui me lo considererebbe fine stringa e quindi io metto il backslash per dirgli no, questo consideralo come apice, cioè come apostrofo, e non considerarlo come la fine della stringa. Nel secondo caso non ho bisogno di farlo perché io ho usato il doppio apice, quindi lui l'apice singolo non lo considera la fine della stringa, cioè lui si aspetta sempre che io apro e chiudo la stringa con lo stesso carattere. Che può essere l'apostrofo, diciamo l'apice singolo, il doppio, il triplo doppio o il triplo singolo. Sì, potete mettere anche gli barra n lo stesso, eh. Però potendo andare a capo, di solito vai a capo veramente. Molto caldo. Allora,
Vi ho fatto vedere prima la F quando facevamo le formattazioni prima della stringa. Quindi si chiamano prefissi letterali. Sono alcune lettere da anteporre alle costanti di tipo stringa per specificare alcuni comportamenti o rappresentazioni particolari. Adesso andiamo a vedere alcuni esempi. Uno l'avete visto prima che era la F, perché se voi non mettete quella F e mettete un nome di variabile fra parentesi graffe, lui vi scrive aperta graffa nome che avete messo, chiusa graffa, non va a sostituire con il valore della variabile. Se ci mettete la F all'inizio invece lo fa. Rappresentazione binaria. Cosa vuol dire? Che io prendo questa stringa, prendo la rappresentazione binaria della stringa. Questo può cambiare o no? Cioè può essere la stessa cosa o non essere la stessa cosa. Nel caso di utilizzo di Unicode può diventare una cosa diversa. Però in generale, oltre a questo caso specifico dove voi potreste vedere, adesso vi farò vedere degli esempi, delle cose un po' strane, formattandole in maniera binaria, ci sono alcune funzioni di scrittura, magari per mandare degli streaming di dati tramite TCP, eccetera, dove lui non vuole del testo, ma lui vuole del binario, cioè quindi vuole che voi gli mandate un flusso proprio di dati pulito. Perché un buffer di dati è una cosa diversa da una stringa. Cioè come rappresentazione per noi magari si possono assomigliare, però come tipo di dato è un po' come dire un intero o un numero con la virgola, cioè sono due cose diverse, okay, per Python. Quando noi lo facciamo vedere cosa viene fuori, lui anche nell'output ci mette la B all'inizio, perché lui ci sta dicendo, ti sto segnalando che questa che ti sto facendo vedere è una rappresentazione in formato testo di un contenuto binario. Adesso, questo esempio che faccio vedere ha poco senso, perché lo sto facendo io binario, lo faccio il print, potevo usare una stringa, no? Se non ho caratteri strani dentro. Però può succedere che voi magari state ricevendo dei dati tramite un socket TCP o tramite una seriale o quant'altro, li ricevete in binario, fate il print perché volete loggare la comunicazione e lui vi esplicita che voi state facendo vedere del binario, ok? Quindi magari dentro ci sono, potrebbero esserci dei caratteri non printabili, magari il byte numero 4, 3 o meno, che sono dei caratteri che hanno dei significati particolari, ma non sono dei caratteri con delle lettere. Quindi lui ti mette magari il slash e il numero del byte e ti fa vedere che ti sta facendo vedere una rappresentazione binaria, ok? Così tu capisci che quello è il byte 3, non è la scritta slash 03, per capirci. Adesso comunque vediamo degli esempi un po' più. Decodifica di un buffer, ad esempio, vedete, io prendo la variabile che ho fatto prima, binaria, e lo decodifico. Cosa vuol dire? Vuol dire che estraggo in formato testo la codifica in binaria che ho in questa variabile. E voi vedete che non cambia se non che prima lui mi ha lasciato intanto il backslash n, quindi non mi ha messo l'invio a capo, mi ha fatto vedere che contiene caratteri, che sono di solito il carriage return, che stanno a significare invio a capo, perché me lo sta facendo vedere in modalità binaria. Invece io cosa ho fatto? Ho fatto il decode, trasformalo in stringa, decodificalo. Di default lui usa l'UTF-8, che vuol dire che praticamente ho una rappresentazione con byte da ogni singolo byte, ok? E lui quindi mi fa vedere la stringa, non mi mette più il B, ok? Però mi ha messo l'invio a capo. Ci fate caso che c'è una riga vuota sotto, ok? Poi cosa faccio però? Prendo una stringa, invece in questo caso, vedete, non ci ho messo nessun prefisso davanti al doppio apice, quindi prova di stringa binaria, ci ho messo i backslash, e poi faccio un encode. Questo vuol dire, io trasformo la stringa, faccio il contrario del decode, trasformo la stringa in un codice binario, però di default lui userebbe l'UTF-8, io ho detto usa l'UTF-16, è un'altra codifica, per farvi vedere come viene fuori, e la faccio venire fuori. E cosa viene fuori? Viene fuori questo testo qua stranissimo. Okay, questo qua è la rappresentazione in binario UTF-16 della stessa stringa. Allora, ha senso questa cosa qua quando state trattando dati Unicode, quindi state facendo delle conversioni da tipi di scritte, magari con formati diversi perché state facendo un'applicazione internazionale o qualcosa del genere, o quando avete dei flussi di dati perché state comunicando con dei dispositivi e allora lavorate in binario.
normalmente se avete delle stringhe usate le stringhe e basta. Però questo era doveroso perché cioè, uno ci può impazzire, se comincia a comunicare magari con dei socket e delle robe che non capisce cos'è il formato binario, ci può insomma avere delle difficoltà. Sapete cos'è? Avete visto l'encode, il decode, eccetera. Domande? Tutto chiarissimo, perfetto. Bro, questa qua è molto bella. Allora, rappresentazione in stringa, di stringa normale. Cioè, questa è una stringa backslash n ed è normale, print s1. Vedete che lui qua mi ha messo questa è una stringa, poi è andato a capo, ha scritto ed è normale. E normalmente, quando io metto il backslash n dentro una stringa, l'output va a capo. Ma così l'abbiamo visto in diversi casi, no? Questa invece, io ci ho messo la stessa stringa, cioè non è la stessa, però ci assomiglia, e con la R davanti, raw. Cioè cosa vuol dire? Non guardare alle codifiche che io ti metto dentro. Prendi i caratteri per quelli che sono. Se trovi dei backslash, fregatene. Io voglio la stringa pulita come te l'ho messa, non interpretare nulla. Ok? Questo vuol dire avere la stringa raw. E lui infatti fa vedere che lui ti mantiene il barra N. Cioè non l'ha trasformato in un invio a capo. Questa cosa qua io ci ho trovato due utilizzi. Uno, quello che adesso vi faccio vedere, è un pessimo esempio di stringa raw, poi ve ne faccio vedere un altro più decente, insomma, ve ne parlo. Allora, un pessimo esempio di stringa raw è il fatto di scrivere un percorso, tra l'altro di Windows, che sapete è il male assoluto, non sto scherzando ovviamente. E dentro una stringa. Ovviamente cosa succede? Che Windows ha deciso di fare diverso da tutto il resto del mondo e quindi per lui i percorsi si fanno col backslash e non con lo slash, che è quello che vedete nei siti internet, in tutti i percorsi Linux, Mac e tutto il resto del mondo, no? E però cosa succede? Che in molti casi questo non crea dei problemi, a meno che voi non avete una directory che comincia per n. Allora lui pensa che quel backslash n sia vado a capo. Non che la stringa sia una cartella che comincia per n, ok? Allora, se voi avete bisogno di scrivere dei percorsi windowsiani in testo, cosa che io ovviamente vi esorto a non fare, e lo dovete mettere in formato RAW, così lui considera. Altrimenti siete obbligati a mettere tutte le volte il doppio slash, doppio backslash. Così lo mettete sempre doppio, è molto più brutto da vedere, però almeno siete sicuri che lui considera backslash il primo per dirgli il prossimo backslash, consideralo come backslash. Si annullano, diventano un unico e poi sopra ci puoi mettere una N, un articolo che ti pare perché lui non la va ad elaborare, ok? Perché è un pessimo esempio? Domanda difficile. Perché non dovete fare questa cosa qua bruttissima? Ma non perché è la stringa raw, in generale perché non dovreste mettere un percorso dentro una stringa in Python? Qual è una delle caratteristiche importanti di Python? La portabilità. Io devo poter eseguire lo stesso codice su Linux e su Windows, per dire due estremi. Ma se io scrivo questa stringa e lo faccio girare su Linux, non funziona. Ci sono delle funzioni apposta, libreria standard library PAT, che ha tutte le funzioni che vi servono, tra l'altro c'è anche quella nuova, con altre funzioni ancora più avanzate, tutte le funzioni che vi servono per elaborare i percorsi, comporli, smontarli, cercare dentro, eccetera, ma non scrivendoli hardcoded. Perché voi scrivete un percorso hardcoded dentro il vostro codice, questo codice è obbligato a rimanere su quel sistema operativo lì. Okay? Invece ci sono altri sistemi, come path join, per esempio, per montare i percorsi, aggiungerci cartelle, split, cioè tante cose, che adesso non entrano in questo corso, però che vi permettono di gestire i percorsi. È per questo che è un pessimo esempio di utilizzo. Okay? Ovvio che cioè, uno lo può fare, non è vietato dalla legge. E un altro esempio di utilizzo invece che mi viene in mente, che mi è capitato di fare delle volte, se io voglio mettere dei testi o comunque dei messaggi o cose di questo tipo dentro un file di configurazione e voglio poterci mettere degli invii a capo o fare cose di questo tipo, allora io voglio leggerlo in maniera raw, questo testo, cioè voglio leggerlo così com'è. Dopo sarà in un secondo momento che lo elaborerò, lo metterò in una casella di testo, lo presenterò come output. Allora io ho bisogno di gestire dei testi in maniera, come
così senza andarli a elaborare subito perché mi serviranno dopo, allora io li gestisco in maniera raw. Ci sono poi delle funzioni per farlo, eccetera. Infatti, questo era oggi di prima, e la portabilità, sempre immagine dei Monty Python. Secondo me questo qua avevo già fatto uno spoiler, però andiamo avanti a vedere ancora sulla formattazione dalla versione 3.6. Sì, è quello che vi ho fatto vedere prima. Però è bene che sappiate che questa cosa qua funziona dalla 3.6 in poi. Se avete un programma scritto con la 3.3, per esempio, e volete fare la formattazione con le graffe come sto facendo qua, non funziona. Ok? Quindi adesso non so che versione avete installata lì, ma se non è almeno la 3.6, questa cosa qui da qua non va. E vabbè, qui non c'è molto altro da aggiungere perché ve l'ho già fatto vedere prima. Slice. Lo slice è bellissimo, è una delle mie cose preferite. Lo slice in Python consente di prendere porzioni di oggetto lista, grafici, vediamolo perché c'è tutti i sei ma del caso, in maniera semplice e molto leggibile. Ok? Cioè io devo prendere questa sequenza, che di solito può essere fatto con una stringa, con una lista, così, farla a pezzettini con una sintassi molto sgaggia. Io adesso faccio degli esempi con il testo, quindi la stringa è un oggetto, nato per Python, è un oggetto immutabile. In realtà io la stringa non la posso modificare. Se l'assemblo, la monto, eccetera, lui non mi cambia la stringa, ma me ne alloca un'altra dove ci mette il nuovo testo. Okay? Questo è da sapere perché, come vi dicevo, Python ha alcuni limiti prestazionalmente parlando, cioè ha delle bellezze, delle comodità, però su alcuni meccanismi può non essere, insomma. Diciamo che per la gestione delle stringhe anche grandi così è abbastanza ottimizzato al suo interno, con tutte le sue funzioni, però lui ogni volta che fate queste cose lui rialloca tutto il testo, quindi se avete dei testi molto grandi, insomma, lui ogni volta li rialloca. Allora, qui faccio il print di testo, tra parentesi quadre, 0. Di solito si pronuncia testo di 0, perché testo è il nome della variabile, no? E cosa farà questa cosa qui? Prende il primo carattere della stringa. E infatti lui ci scrive Q. Questo perché? Perché voi dovete immaginare che la vostra stringa è una sequenza di caratteri. Il primo carattere ha indice 0 e poi 1, 2, 3, 4 fino ad arrivare a tutto il numero di caratteri che ci sono nella vostra stringa. Quindi voi potete metterci al posto dello 0, l'1, il 2, il 3, quello che vi pare, se dovete prendere l'iesimo carattere della vostra stringa in maniera molto facile. Cioè, quindi qualsiasi variabile che contiene una stringa, io metto quadre e l'indice e lui mi restituisce il carattere che si trova a quell'indice lì. Molto leggibile, molto facile. Questa è una frase da tagliare. Io utilizzo sempre la stessa stringa e evidenzio col cappellino il punto in cui vado a prendere. Gli sto dando un indice negativo. Oddio. Vedrà? Lui va in retromarcia. Quindi parte dallo zero, dice, track, faccio la fine e prendo l'ultimo carattere. Abbastanza comodo. Invece di dover dire write 1, come si fa in molti linguaggi, no. Parentesi quadre meno 1, vado indietro al contrario. Ovviamente adesso vi faccio del 0 e meno 1, potete mettere anche meno 3, meno 4, insomma, quello che volete. Meno 1, sì, cioè lui praticamente fa il giro, op, e parte dalla fine. Vediamo se ho detto il vero. Punto. Ci ha restituito il punto. Quindi ha preso l'ultimo carattere. Vediamo un'altra cosa più strana. Questa è una frase da tagliare. Io adesso vado a prendere il carattere da quello che ha l'indice 3, poi ci metto due punti e parto dall'indice meno 4. Quindi prendo quello che ha indice 0, 1, 2, 3 e 4 dalla fine. E quindi lui mi ha tagliato, perché in questo caso io gli ho detto parti da questo e arriva fino a questo e tirami fuori questa stringa. Ok? Allora, c'è da prenderci un attimo confidenza. Questa
Però dopo c'è, è comodissimo. E questo lo potete fare non solo con le stringhe, ma con le liste, con le tuple, con tutto quello che volete. Ovviamente non devo per forza usare un numero negativo, posso usare un numero positivo, con una piccola differenza, che il secondo numero, vedete, faccio 0, 1, 2, 3 e va bene, ho preso l'indice 3, ok? Poi vado 4, 5, 6, lo spazio, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 là, io scrivo 12, perché io parto dall'indice e arrivo fino all'iesimo elemento. Quindi vuol dire che il primo numero parte su base 0, il secondo numero è come se partisse da base 1. Non parte dal 3, parte sempre dall'inizio. Però praticamente, come posso dire, non è più un indice, ma ti dice fino a quale carattere arrivare. Comunque, o tu lo consideri l'indice più 1, o lo consideri fino al carattere a cui lui non, che non prende. Ok? Quindi lui arriva fino a 1. Questa qua è l'unica cosa che ti devi ricordare quando fai questo giochino qua. Quindi il primo. Esatto. E se tu guardi l'indice, cioè, il secondo è escluso praticamente, per capirci. Poi vedila come ti pare. Cioè, o la Esatto, il primo è compreso e il secondo è escluso. Oppure considera l'indice da più, insomma, come ti lo ricordi meglio lo puoi fare. Sì, esatto, però non è quello che ha indice 11. Sì, cioè normalmente se tu metti 12 dovrebbe prendere il tredicesimo, invece lui ha preso il dodicesimo. Esatto. Mentre con 3 gli dico prendi il quarto carattere, che è il carattere che è indice 3, partendo da 0. Cioè funzionano in due maniere differenti, capito? In realtà, allora, quelle cose in Python, che se tu ci pensi come funziona, non è intuitivo. Però se tu lo dici come mangi, ti viene facile. È solo che alle volte ti concentri per cercare di capire l'indice e non ti torna. Però, insomma, dopo che lo usi viene naturale. In questo caso ho fatto un esempio simile a uno dei precedenti, ma ho messo il negativo come primo numero e il positivo come secondo. Però lui parte da quello che ha trovato, cioè non è che li inverte, no? Cioè parte da quello che ha trovato e poi va a quell'altro. È data, quindi fa così. Ah, scusa, ci sono domande su questa cosa qua? No. Non ho fatto un altro esempio. Potete omettere il primo indice. Lui parte dall'inizio. Sì, questo vi permette di dire prendi tutta la stringa fino a questo pezzo. Ok? Non ci fanno mai abbastanza esempi, scusate. Tuple, oggetti immutabili. Il concetto di immutabile è un po' simile a quello delle stringhe che vi avevo anticipato. Una tupla è concettualmente come se fosse una specie di lista, non dal punto di vista proprio pythonico, diciamo, ma dal punto di vista proprio concettuale. Cioè sono una serie di elementi in fila, ok? Non è un array, è una cosa diversa. Immutabile, che cosa vuol dire? Vuol dire che io faccio questa specie di lista che ha 3 elementi, però se ad esempio io il secondo elemento lo volessi cambiare, quello che c'è dentro, non lo posso fare. Ho messo un numero 3, ci voglio mettere 4, non si può fare. Io devo farlo, io devo smontarla, cambiare l'elemento che c'è in mezzo e rimontarla. Okay. Sì, non è un problema. E possono essere elementi di tipo diverso, numeri, stringhe, patate, pere, quello che volete. Cosa serve un oggetto che io non posso modificare? Serve nei casi in cui non ti serve modificarlo. Quindi, ad esempio, io devo restituire dei parametri multipli da una funzione, io non devo poterli modificare, io devo solo leggere quello che mi ha restituito. Poi il concetto di modificabile e non modificabile ha delle sfumature che adesso non approfondiamo perché non voglio fare cose troppo complicate, però diciamo la tupla
ha senso che venga utilizzata quando non la devi modificare, perché ovviamente non avendo i meccanismi che servono per modificarla è più ottimizzata nei casi in cui non devi modificarla. Se poi ti capita che la devi modificare, ovviamente perdi in prestazioni perché lui è costretto a riallocare tutto, tutte le volte, ok? Non credo che ci sia un limite. Penso alla RAM. Per aggiungere elementi tu devi creare una nuova tupla con gli elementi di prima più quelli nuovi aggiunti. Però lui la rialloca. Okay. Allora, come vi dicevo, può contenere elementi di tipo diverso. Allora, lui normalmente si racchiude fra parentesi tonde. Le parentesi tonde hanno tanti utilizzi in Python. Sembra. In realtà si assomigliano tutti, perché alla fine la lista di parametri che tu passi a una funzione è una tupla di parametri che tu gli passi, quindi alla fine è sempre una tupla quando ce le parentesi tonde. Concetto un po' così, però prendetelo. Adesso lo vedrà, perché la lista è modificabile. La tupla no. Quindi la lista è un po' più pesante come gestione, però se devi modificarla devi usare la lista. Ovvio che se hai una tupla come questa, vabbè, ok, è più pesante modificarla, però insomma, non penso che si metterà in crisi il PC. E, come vi dicevo, gli oggetti possono essere non omogenei, posso mettere una tupla dentro un'altra tupla, quindi un elemento della tupla potrebbe essere un'altra tupla, o essere una lista, o essere, questo possiamo fare tutti i miscugli che vogliamo. E, però giustamente, come faccio la prova qui, io adesso, allora, per prendere gli elementi dentro la tupla, la sintassi è la stessa che usavo nelle stringhe. Quindi tutto lo slicing che avete visto per le stringhe si può fare uguale, uguale, uguale per la tupla. Anche per le stringhe, se io voglio cambiare un carattere contenuto nella stringa, provo a fare questa cosa, cioè dico l'elemento 1 ci metti dentro il 77, lui si arrabbia abbastanza. Proviamo. Si è arrabbiato. Type error. Tuple object does not support item assignment. Cioè, il tipo di oggetto tupla non supporta l'assegnamento di un elemento dentro. Quindi voi non potete cambiare una cosa dentro la tupla con questo sistema. Lo potreste fare dicendo: io prendo il primo pezzo della tupla, l'ultimo pezzo della tupla e ci appiccico 77 e rifaccio la nuova tupla. Può fare, insomma. Sembra molto macchinoso, ma si fanno cose anche peggio. Però sì, puoi fare list, gli dai da mangiare una tupla e diventa. Però lui alloca un nuovo oggetto. Non è che lo trasforma. Se dopo ci devi fare molte elaborazioni e dai un quantitativo di dati interessante, magari può valere la pena, insomma, dipende sempre cosa devi fare. Fai un po' un bilancio. E le assegna variabili. Dai il nome alla variabile che la contiene. Perché se le tieni solo con parentesi tonde, insomma, è un po' come, diciamo, distinguere due insetti. Fai fatica, insomma, a guardarli. Si assomigliano molto. E qui faccio vedere come si potrebbe fare quella cosa, cioè cambiare 77, quello che vi dicevo, no? Io praticamente cosa ho fatto? Ho preso la prima parte della tupla fino all'1 escluso, ho creato una nuova tupla. Con il 77, questo crea una tupla con un solo elemento che è 77. E poi ci appiccico la parte di tupla che va dall'indice 2 in poi. Li monto insieme e creo una nuova tupla. Alla fine ho cambiato il secondo elemento. Si può guardare, però sì, l'ho fatto. Quindi nel primo caso io avevo 1, 2 terzo, nel secondo caso ho 1, 77 terzo. Oh, se dovete farlo, fatelo, cioè non è che vi arrestano, però ovviamente se non è un oggetto creato da voi, ma usato in un'altra libreria o meno, o vi trovate che il codice l'avete scritto così, dovete fare delle cose, lo fate, però se dovete modificarlo è meglio usare una lista, insomma. Dubbi? Poi vi si può spiegare che non avete dubbi. Tra l'altro bisogna cancellare un po' perché siamo un po' indietro. Vabbè, liste. Allora, ci assomigliano molto, la sintassi delle liste vanno dichiarate con le parentesi quadre, la tupla che si usano le tonde, dichiarazione ci assomiglia molto, posso annidarle, i tipi possono essere diversi, non c'è bisogno che siano omogenei, eccetera. Però qui posso fare l'assegnazione. Quindi, e posso anche appendere elementi. Quindi io qua, vedete,
fatto A, B e 3, ho cambiato il B in secondo, quindi ho assegnato all'indice 1 la stringa secondo, okay? E poi ho aggiunto l'elemento che ho chiamato aggiunto con tantissima fantasia, e quindi avete una lista di quattro oggetti di cui ce n'è uno nuovo che è aggiunto. Caratteristica importante sia delle tuple che delle liste, voi date per scontato, ma non lo è, sono ordinate. Cioè, dato che voi ci accedete tramite l'indice, il primo elemento, il secondo e il terzo rimangono il primo, il secondo e il terzo. Non è che ogni volta che voi ci andate dentro possono essere mescolati. Questo lo dico perché in realtà, ad esempio, i nuovi tipi che guarderemo, i dizionari, non sono ordinati. Ma per ovvie ragioni, perché il dizionario che adesso andiamo a vedere ha delle caratteristiche diverse. Esistono poi le versioni del dizionario ordinato, cioè ci sono eccezioni del caso, però il dizionario di per sé, a mio avviso è normale che non sia ordinato perché adesso vedremo come funziona. Insomma. Appunto i dizionari. Allora, il dizionario come funziona? Mentre normalmente voi avete avuto delle liste modificabili o non, che sono le tuple e le liste, che a cui poi agli elementi delle quali potete accedere tramite l'indice, è ovvio che l'indice deve essere garantito, se no io, se non sapessi con certezza che il secondo elemento è sempre quello, io cosa faccio? Tiro i dadi quando prendo fuori l'elemento? No, non si può fare. Nel dizionario invece, io invece di utilizzare l'indice uso una chiave. Ok? Quindi io definisco un certo elemento, questo elemento è assegnato una chiave. Le chiavi non possono essere duplicate. La chiave deve essere un qualsiasi cosa che, diciamo, di cui posso fare l'hash, quindi che posso trasformare in un qualche cosa che lui può utilizzare appunto come chiave. A questo punto lui non garantisce l'ordine, però io nel dizionario non ci accedo tramite l'ordine, perché non posso fare l'indice. E qualcuno a volte è tentato di scorrere gli elementi del dizionario, perché si possono fare per tanti motivi, ma anche in questo caso non è importante l'ordine, perché io accedo all'elemento del dizionario con il suo nome. Quindi io so che, ad esempio, qua ho fatto l'elenco dei voti, il voto di Luca io lo prendo con la chiave Luca, il voto di Max con la chiave Max. Poi, se il voto di Max è prima di quello di Luca o è dopo, in questo tipo di struttura non mi interessa. Poi vi ripeto, esistono i dizionari ordinati perché magari è una cosa che mi serve. Diciamo che qui lui non lo fa di mantenerli ordinati perché mantenerli ordinati, soprattutto col momento che sono tutti modificabili, comporterebbe dal punto di vista prestazionale degli sforzi maggiori. Quindi io ti creo un dizionario che è un oggetto molto ottimizzato, molto utilizzato anche proprio dal compilatore stesso, cioè lui usa i dizionari anche per tenere l'elenco delle variabili allocate, ok? E per farlo il più leggero possibile io te lo garantisco con le funzioni che servono per fare il dizionario. Poi ti do un altro oggetto che è il dizionario ordinato se ti serve, però dico, secondo me ha poco senso usarlo, insomma. Per cambiarlo, per accedere, uso le quadre sempre, però in questo caso ci metto la stringa, che è la chiave per trovare il valore, e posso assegnarlo il valore o aggiungerlo utilizzando la chiave. Quindi quello che sto facendo qua, e io faccio vedere l'elenco dei voti, lui mi farà vedere tutto il dizionario. Qui io sto utilizzando la formattazione con la F. E vado a prendere fra parentesi quadre una variabile, che è un dizionario, l'elemento Luca di quel dizionario. Quindi, come vi dicevo, dentro le grafiche potete fare un po' quello che volete, basta che sia qualcosa che Python è in grado di interpretare. Quindi non uso l'indice, ma uso la chiave per tirare fuori l'elemento. Se ho bisogno di aggiungere un nuovo elemento al dizionario, non devo usare append o cose strane, io gli do una nuova chiave, gli assegno un valore e lui automaticamente l'aggiunge al dizionario. Andiamo a vedere se ho detto il vero. Allora, lui mi dà l'output, intanto è interessante questa cosa, quando voi fate il print di variabili, che soprattutto quando siete all'inizio, vi consiglio di farlo spesso perché magari vi permette di capire cosa sta succedendo, come stanno evolvendo le variabili o queste strutture, lui vi dà sempre una formattazione, diciamo, abbastanza chiara di come vi sta facendo vedere gli oggetti e rispetta abbastanza quella che è la dichiarazione. Quindi se fate il print in una lista vi mette le quadre separate da virgola, la tupla vi mette le tonde separate da virgola, il dizionario vi mette le graffe. E vi mette sempre chiave, due punti valore, che è come voi lo dichiarate quando lo costruite. Il voto di Luca è 7 e poi vedete che nell'ultima riga io ho aggiunto un nuovo elemento che è Silvia con il suo voto.
perché ho fatto un'assegnazione al dizionario a una chiave nuova. Quindi lui mi dice: ah, la chiave non c'è, te ne creo una nuova e gli do il valore che mi hai assegnato. Io qui ho fatto un dizionario dei voti, quindi ci ho messo tutti i numeri, però anche in questo caso voi potete metterci quello che volete. Pere, banane, quello che volete, potete annidarli, potete fare dizionari di liste, di tuple di dizionari di liste, cioè potete fare quello che volete. Sì. Mutabili, sì, assolutamente. Solo le tuple e le stringhe sono immutabili. Esatto. Io adesso ho usato una chiave che non c'era, quindi me l'ha aggiunta, ma se io assegno un valore a una chiave che c'è già, lui lo sostituisce. Non deve essere neanche un oggetto dello stesso tipo. Cioè io potrei mettere che Luca, siccome ha fatto due esami, gli metto dentro una lista con i voti, anche se prima c'era un voto singolo. Cioè lui non ha niente che è scritto che cosa ci deve essere lì dentro, quello che noi gli assegniamo lui se lo tiene. Ok? I dizionari sono, cioè, pane quotidiano, su Python sono usatissimi perché sono molto comodi. E soprattutto annidati, anche liste di dizionari di liste, cioè si fanno veramente tantissime cose con queste, perché sono anche oggetti molto ottimizzati. Ok? I set. Anche questi sono molto belli, l'ultimo tipo un po' particolare. I set assomigliano un pochino agli insiemi. Vi ricordate gli insiemi che avete fatto a scuola? La sintassi è usare le graffe con la virgola degli elementi separati. I set possono avere solo elementi non ripetuti, cioè lui controlla che tu non ripeta mai lo stesso elemento. Anche i set possono contenere cose di tutti i tipi diversi, però se io ho una stringa con scritto dentro Luca così e gliela riassegno, lui non me ne aggiunge una, vede che c'è già, dice ok, ce l'ho già a posto. Questo mi consente, cioè è una funzione che è comoda. Faccio un esempio, se io volessi rimuovere i duplicati da un testo, quindi sapere solamente le parole che sono ripetute, ma se l'ho ripetuta 50 volte, voglio vedere solo una volta. Io prendo la mia bellissima lista di parole, tutte quelle che ho nel testo, la caccio dentro a un set e lui dice: ok, ci penso io. Trrr, queste sono le parole singole. Ok? È molto comodo. E la cosa che si può fare è fare le operazioni con gli insiemi. Quindi io posso prendere dei set, fare l'unione, fare la differenza. Fare, diciamo, quindi prendere gli elementi che sono presenti in entrambi, quelli che sono presenti solo in uno e nell'altro no, tutte queste cosine qua si possono fare. Quindi si possono fare delle logiche abbastanza interessanti con poca sintassi, insomma, no? Adesso vediamo questi esempi qua. Come vedete, io ho il primo set dove ci sono Maria, Luca, Luigi, nel secondo abbiamo Silvia, Andrea, Luigi. Quindi abbiamo, diciamo, tutti elementi diversi tranne Luigi che è presente in entrambi i set. Okay? Sono due set diversi, per questo posso avere un elemento che si chiama uguale, no? Allora, cosa ho fatto? Ho fatto la unione. Unione, però, cosa vuol dire? Che io se ho Luigi me lo trovo solo una volta, perché ce l'avevo una volta in uno, una volta nell'altro. Quando io li unisco, i due insiemi, io trovo solo una volta tutti gli elementi di uno e dell'altro, col simbolino pipe. Il pipe è quello che di solito si trova di fianco sopra al backslash nella tastiera numerica. Il secondo faccio invece, cosa ottengo? Questo qua. Esatto. Luigi era presente nel secondo, quindi lui dice: io te lo tiro via, perché ce l'hai già di là. Nell'ultimo faccio l'intersezione, gli elementi che sono presenti in entrambi gli insiemi. Questi sono esempi facili, fatelo in contesti complessi, con molti dati. Cioè lui qua vi fa questo. Lui è un oggetto molto ottimizzato anche questo, cioè è fatto proprio per fare queste operazioni qua. Sì. Ci sono anche altre operazioni che adesso non vi ho messo, magari vi andate a leggere poi la documentazione dei set. Comunque, se dovete fare delle operazioni di questo tipo, usate i set. Anche in questo caso probabilmente non vi sarebbe venuto in mente che c'era qualcosa che faceva tanto questi giochini. Avreste fatto delle funzioni con dei cicli for,
Molto del codice Python che uno può trovare in giro può avere cattive prestazioni perché si sono reinventate le ruote. Può succedere, uno magari non conosce tutte le librerie o meno e fa cose che... Però fatelo con i suoi sistemi e di solito insomma ha delle prestazioni abbastanza accettabili. Ecco. Controllo di flusso, secondo me siamo molto indietro. Python ovviamente vi fornisce una serie di strumenti per fare in modo che il vostro programma evolva. Siamo partiti un po' tardi, io andrei fino alle 11:30, se siete d'accordo. Poi, dovunque siamo arrivati, continuiamo la prossima volta. Siete ancora, le meningi funzionano ancora, se no me lo dite che alzate la mano. Vabbè, ricordatevi non incrociare i flussi, una citazione di Ghostbuster, per fare due risate, così vi tengo un po' vivi, se no... Struttura if, diciamo che è una delle più basilari. Fare delle scelte durante l'esecuzione del codice. Allora, io qua mi sono fatto numero stringa. L'ho chiamato numero stringa perché anche se io chiedo di inserire un numero, lui lo leggerà come stringa. Torniamo all'esempio del 10 iniziale che dicevamo. Poi io però lo trasformo in un numero, facendo int il numero stringa. Quindi è la stessa cosa che ho fatto all'inizio, vi ricordate quando abbiamo cominciato a parlare dell'oggetto intero, che lo dichiaro passandogli il 10, eccetera, no? Qua faccio la stessa cosa, solo che prendo un input dall'utente. Dopodiché dico, va bene, se il numero è maggiore di 10, if numero maggiore di 10, le parentesi d'onde che metto io le metto per leggibilità, ma non sono obbligatorie, potete scrivere anche if spazio numero maggiore di 10, due punti. Se il numero maggiore di 10 e compongo, finisco diciamo la condizione con i due punti. Vado a capo e sto dentro di un rientro. Qui io sto annidando, sto facendo vedere come funziona in Python la gestione delle strutture. E tutto quello che scriverò rientrato all'altezza della P di print verrà tutto eseguito finché io non ritorno fuori all'altezza dell'if, tutto eseguito nel caso la condizione sia verificata. Quindi potrei mettere 6 o 7 print o altre cose lì dentro e verrebbero tutte eseguite solo se l'if è verificato. Nel momento che io rientro all'altezza dell'if, io ho chiuso le operazioni che devo fare con l'if e o continuo con dell'altro codice oppure, come in questo caso, eseguo l'elif. Elif che cos'è? Else if. Quindi se if, se il numero è maggiore di 10, altrimenti se il numero è minore di 10. Questo vuol dire che l'elif in quella sta porzione di codice ci andrà soltanto 1. Il numero non deve essere maggiore di 10, se no lui sarebbe andato nel caso precedente e in questo non ci viene. Ma in più deve essere anche minore di 10. Quindi rimane via fuori il caso in cui il numero sia uguale a 10. In questo caso non entro né nell'if né nell'elif. Di elif ne posso avere quanti ne voglio, non è obbligatorio metterlo, eh. Io l'ho messo per farvi vedere la sintassi, io posso anche avere solo if else o posso anche avere solo if, e quello che voglio eseguire nel caso dell'if. Diciamo che la forma completa è if, elif, else. Esatto, lui capisce che hai finito perché sei rientrato. Poi se lui trova la parola chiave dopo l'if, elif o else, sa che sono collegati. Se trova un'altra cosa, l'if è finito, andate in pace. Okay? E l'else, anche questo non è obbligatorio che ci sia, viene eseguito soltanto se nessuna delle condizioni if o le 200.000 elif che posso aver messo prima non sono verificate. Allora esegue l'else. Quindi se, altrimenti se, altrimenti se, altrimenti se, altrimenti senza nessuna condizione. Vediamo come funziona questo fantastico programma. Inserisco il numero 7. 7 è minore, invece dovrei scrivere minore forse. Non danno. Non so se riuscirò a scrivere, lo lascio così, lo metto a posto perché ha i caratteri che sono un po' spostati. E posso rieseguirlo. Ci metto 12. Lui mi scrive 12 è maggiore di 10, lo rieseguo mettendogli proprio 10, ha inserito 10, ok? Molto facile. Ovviamente
gli if possono essere annidati, puoi mettere un if dentro un altro if, dentro un altro if, eccetera, eccetera, come vuoi, gli elif, gli if, puoi fare tutte le combinazioni che vuoi. Insomma. Però anche se io li annido, vado sempre più rientrando, ok? Quindi mi sposto sempre di là e le regole sono sempre le stesse. Cioè io non devo tornare allo zero, ma devo ritornare all'altezza dell'if per terminare la mia istruzione if o per passare a un elif o un else. Okay? Domande? Così andiamo velocissimi. Due note sulle valutazioni. Questo è doveroso, è un'altra cosa carina di Python. Che cos'è vero e che cosa è falso in Python? Direste che è una cosa banalissima. Invece no. Questa è una cosa strana, ma stracomoda. È una cosa fantastica. Però vi capiterà sicuramente di vedere, o magari lo farete anche voi, ma vi verrà in mente il mio monito e quindi non lo farete più, e di fare delle verifiche strane, che strane, sono normali in molti linguaggi, ma in Python sono inutili. Allora, io qua che cosa ho fatto? Ho usato il print in combinazione con una nuova forma di if. Okay? Allora, esistono in tanti linguaggi di programmazione delle forme, diciamo, ultracontratte, cioè praticamente la possibilità di selezionare due valori basati sulla veridicità di una certa condizione, ok? Tipo mi sembra che in C++ si possa fare col punto interrogativo, i due punti, una cosa del genere. E qua cosa faccio? Io dico, questo valore, se questo è vero, altrimenti quest'altro valore, ok? Cioè proprio come lo direi, no? Quindi io dico, scrivo vero se Pippo è vero, altrimenti scrivo falso. Questa è la traduzione di questa prima riga. Sì, invece di fare l'if strutturato come ho fatto prima, io qui lo faccio, però ovviamente sono obbligato a, cioè posso restituire solo un valore, non posso fare delle esecuzioni di cose, no? Quindi allora qua sembra molto machiavellico, quello che fa è scrivere true è true, se Pippo è true, oppure scrivere è true è false, se Pippo è false. Ok? La faccio su tante cose e vi faccio vedere i risultati perché facciamo prima che leggere il codice. Allora, true è true, fin qua ci siamo. Ok? Però attenzione, io vedo tante volte del codice dove uno ha una variabile booleana e scrive if questa variabile è uguale uguale a true, allora va... No, la variabile booleana, if nome variabile, fine, se è true, è true. Non c'è bisogno che dico se true è uguale a true. Non so se mi sto spiegando. Se qualcuno non ha capito il concetto lo rispiego, perché sembra banale, ma... Cioè, se io ho una variabile tipo booleana, io non devo eguagliarla a un true o un false. Cioè, se è vera, è vera, se è falsa, è falsa. È inutile che dico se vero è vero o se vero è diverso da falso, insomma, no? Falso è falso. Qua ci siamo, io cosa ho fatto qua? Ho messo Pippo uguale a false, e qua io sto valutando nell'if direttamente Pippo, non lo sto confrontando con nient'altro. Adesso, se riuscissi a selezionare quello che mi serve, va bene. Ok? Quindi, falso. Lui guarda, mi direbbe true se Pippo è true, ma siccome è falso mi scrive falso, ok? Però cosa succede qua? La stringa prova è true. Cosa vuol dire? È una stringa con scritto dentro prova, come fa a essere true? Dopo però c'è la spiegazione. Chi lo vuole capire? Stringa vuota è false. Io praticamente in Python, se voglio capire se una stringa contiene dei caratteri o se è vuota, non devo guardare length, lunghezza, no. Se la stringa c'è almeno un carattere, è vera. Se la stringa è vuota, è falsa. Ok? Questo snellisce molto la sintassi. Cioè, se voi scrivete delle istruzioni in cui ci mettete len di stringa maggiore di 0, fate fare al compilatore più lavoro del necessario. Non è intuitivo perché non sei un pythonista. Dopo un po' diventa intuitivo. L'errore non è un errore in realtà, è purtroppo il retaggio che tu hai, magari venendo da altri linguaggi o meno, di cercare di... E Python ha proprio un metodo pitonico di sviluppare il codice.
tu lo prendi il flusso, è tutto più bello. Se ovviamente le prime volte ci inciampi un po' complicato, insomma. L'ultimo esempio è su una lista. La lista vuota è falsa. Una lista con dentro almeno un elemento è vera. Questa cosa qua, che su questi tipi di oggetti non tutti lo fanno, è ancora più vera, per esempio, se io cosa faccio? Ho delle funzioni che mi allocano un socket, mi aprono un file, eccetera. Molte funzioni possono restituire un oggetto valido se la funzione ha avuto buon fine. Io ho cercato di aprire in sola lettura un file che non esiste, oltre a generarmi un'eccezione probabilmente, ritornerà un oggetto nullo. Io come faccio a sapere se l'oggetto che mi è stato ritornato è valido o no? Lo metto in un if. Se quell'oggetto non è is not null, se l'oggetto è, vuol dire che c'è qualcosa dentro. Se l'oggetto è non, che è il corrispettivo, diciamo, di Python dell'oggetto vuoto, del nulla, falso. Quindi io alloco qualcosa con una funzione, controllo se me la restituisce qualcosa di valido, va nell'if e ci andrò. Se invece è qualcosa di non valido, vado nell'else perché non ho allocato niente. Ok? Questo è un modo pitonico di scrivere il codice, che diciamo aiuta anche le prestazioni, poi è ovvio che dipende sempre dal programma che fate. Ciclo for, molto bello. Allora, in Python il ciclo for è una cosa che scorre delle cose. Non si può fare il ciclo come in C++, dove tu gli dici per l'indice che parte da x da 0 che arriva fino a 14 fai più più, no? Cioè in realtà lo fai, ma lo fai con un barbatrucco, perché di sostanza il ciclo for in Python scorre delle cose. In questo caso io lo utilizzo con l'oggetto, la funzione range. Range, in maniera assolutamente sbagliata, vi dico che restituisce una lista di numeri che vanno da 0 a 4, perché gli sto dando 5. Chiedo di farmi una lista di 5 numeri partendo da 0, quindi lui fa 0, 1, 2, 3, 4. Perché è sbagliato che mi restituisca una lista? Perché in realtà lui non lo fa veramente, la lista. Lui mi crea un oggetto su cui io posso fare una chiamata, dicendomi dammi il prossimo numero e lui mi restituisce il numero successivo. Ma se io gli facessi range 1 miliardo, lui non alloca una lista di 1 miliardo di elementi, ma mi alloca un oggetto che tutte le volte che lo chiamo mi dà i numeri, incrementandoli di 1, fino ad arrivare a 1 miliardo. C'è una differenza molto grossa in fattori di prestazione. Io non sto allocando niente in memoria. Questi oggetti si chiamano iteratori, cioè sono delle cose che io posso scorrere. Loro hanno questa funzione che mi consentono di scorrerla. Ci sono anche altri modi che vedremo nelle prossime lezioni per creare noi degli iteratori a nostra volta. Nel nostro caso, ogni volta che lo chiamo, mi restituisce un indice che va da 0 a 4. Alla fine funziona come il classico ciclo for, però in realtà sotto è una cosa molto diversa. Vediamo che cosa fa. Mi scrive l'indice da 0 a 4. Quindi io dico per tutti gli in un oggetto che posso scorrere in qualche maniera, quindi la sintassi è come parlo, per tutti gli i che sono lì dentro, e lui ogni volta che fa un giro mi dà l'elemento iesimo di questo oggetto che sto scorrendo. Ok? Io nella stessa maniera posso scorrere anche una lista reale, cioè una lista, come abbiamo fatto prima, una tupla, io la posso scorrere, però non la scorro usando l'indice, gli dico per tutti gli elementi di quella tupla, per tutti gli elementi di quella lista. Lui mi restituisce non l'indice, ma mi restituisce l'oggetto già, ok? Scusa? Avrei sbagliato qualcosa. Supernello, vai a vedere. Se sei nella shell, devi andare a fare un rientro. Adesso comunque viene a vedere lui. Break. Il break cosa fa? Mi permette di interrompere un ciclo for. Quindi io sto guardando delle cose, ma non voglio andare fino in fondo, mi voglio fermare prima. Allora, io qua cosa ho fatto? Lista di test, per farvi vedere che non sto scorrendo dei numeri. Ho una lista di nomi di fiori. Poi mi dico per fiore in lista test,
quindi per tutti i fiori che ci sono in questa lista, e lui ogni volta fa un giro con un fiore diverso. If fiore uguale a rosa, print trovato, break. Trovato la rosa, non mi interessano gli altri elementi. Io stavo cercando se c'era una rosa in questa lista. Quindi non voglio andare avanti a scorrere. Lui farà il primo elemento, c'è scritto Margherita. Margherita uguale a rosa? No, quindi lui mi scrive, che cosa fa? Va nell'else, perché Margherita non è uguale a rosa. E nell'else mi scrive fiore. Fiore è il fiore che ho in quel momento lì, che è appunto Margherita. Quindi lui scrive Margherita. Vado al secondo elemento, perché faccio il secondo giro. Dentro la variabile fiore mi trovo tulipano. Tulipano è uguale a rosa? No. Vado nell'else e scrivo tulipano. Faccio un altro giro, orchidea, stessa cosa, vado nell'S e scrivo orchidea. Faccio un altro giro e mi trovo che fiore è uguale a rosa. E scrivo trovato. Break, esco. Non scrivo rosa e non scriverò neanche il rododendro, perché sono uscito, non scorro più la lista. Vediamo se ho detto il vero. Margherita, tulipano, orchidea, trovato. Ha trovato la rosa ed è uscito. Ok? Domande? No, break è abbastanza facile. Il continuo. Continuo è il contrario del break, più o meno. È vero, ma ci assomiglia. Allora, io qua cosa faccio? Ho un ciclo for. In questo caso mi itero, diciamo, i numeri generati da 0 a 9. Faccio il modulo, quindi cerco i numeri pari. Perché faccio il modulo, cioè abbia il resto praticamente uguale a 0. Un numero diviso per 2 di arresto 0 è un numero pari. Se ho trovato il numero pari, scrivo con la formattazione che abbiamo visto le altre volte, numero, due punti, e ci scrivo il numero pari. Quindi ho trovato il numero pari. Poi faccio continue. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non vado a guardare il resto delle istruzioni che ci sono dentro il ciclo for. Salto tutto e vado a vedere il prossimo elemento della lista. Vado, adesso, in questo caso qua, lui cosa fa? Parte con lo 0, dice 0 numero pari e poi basta, va fuori. Poi va a vedere l'1. L'1 è un numero pari? No. Quindi l'if sarà falso. Non entra qui dentro, non mi scrive che 1 è un numero pari perché non è vero, non esegue il continue e mi scrive 1 numero dispari. Ok? Quindi semplice, adesso questo qua è un esempio un po' stupido, però praticamente lui quando fa il continuo dice, vabbè, io con questo elemento che tu mi avevi dato ho già fatto quello che devo fare, il resto delle istruzioni non mi interessa eseguirle, vai a vedere il prossimo elemento. Attualmente questo è il continuo. Infatti lui mi scrive sempre numero pari e numero dispari in maniera corretta, perché nel caso io non mettessi il continuo, ve lo faccio vedere, se riesco a... Vedete, lui mi scrive 0 numero pari, 0 numero dispari, 1 numero dispari, 2 numero pari, 2 numero dispari. Perché lui non facendo il continuo, mi esegue anche questa istruzione di print che si trova alla stessa altezza dell'if. Diciamo che io avrei potuto fare una cosa tipo mettere in un else, okay? Però devo farvi vedere come funziona il continuo e allora ho fatto così. Perché potevo chiamarla anche Pippo. Praticamente viene ogni volta dentro AI viene assegnato l'elemento iesimo che sto scorrendo. Quindi siccome range 10 mi creerà dinamicamente i valori da 0 a 9, ogni volta che faccio un giro i vale uno dei valori da 0 a 9. Come in Python non ho bisogno di dichiarare le variabili, ma basta che gli assegno qualcosa, anche nello scorrerle posso non dichiararle, cioè non devo fare i uguale a 0 prima e poi usare i. Io lo caccio dentro, lui me lo gestisce e buona. Chiarissimo tutto il resto, benissimo. Trick. Else, oddio. L'else nel ciclo for. Che senso ha? Non è un if. Adesso ve lo spiego che senso ha. Vi ho detto che il ciclo for in realtà è una cosa che scorre degli iteratori. Cosa
Come fa a scorrere un iteratore? Semplicemente lui chiama una certa funzione che è tipo next element dell'iteratore. Questo iteratore restituisce il prossimo elemento. Nel caso di range, lui restituisce tipo range di 4, range 5, cos'era che mi ha fatto all'inizio, o questo qua che è range 10. Io chiamo, mi dai il prossimo elemento, lui ti dà 0, mi dai il prossimo elemento 1, mi dai il prossimo elemento fino ad arrivare a 9. Quando sono arrivato a 9 e chiamo, mi dai il prossimo elemento, lui dice, ah, io non ne ho più. Less. Quindi in realtà il ciclo for è un if. Cioè, è una specie di if in cui io gli dico, ma c'è un altro elemento? E me lo restituisce. C'è un altro elemento? E me lo restituisce. Quando non ce ne sono più, se voglio, opzionalmente, posso gestire l'else. L'else che cosa vuol dire? Vuol dire che io sono arrivato in fondo a scorrere tutti gli elementi. Quindi vuol dire che io non ho fatto intervenire un break. Perché se io faccio intervenire il break, non sono arrivato in fondo agli elementi. Sì. Nel break cosa dice? Cioè praticamente l'else è per dire sono arrivato in fondo alla mia lista, diciamo, anche se abbiamo detto che non è esattamente una lista. Comunque sono arrivato in fondo all'iteratore che stavo gestendo. Attenzione, non vuol dire che sono arrivato all'ultimo elemento iesimo, vuol dire che sono arrivato proprio in fondo, cioè ho fatto la chiamata che è dopo l'ultimo elemento e allora lui va nell'else. Se io facessi un break che mi interrompe al 9, ma io non ho mai provato a vedere se c'era il 10, non mi interviene l'else, ok? Quindi è proprio, diciamo, io ho verificato di aver scorso tutti gli elementi che avevo e li ho fatti tutti fino in fondo, allora interviene l'else. In questo caso, vedete, io qui guardo il maggiore di 5, quindi se io ci metto 4, mettiamo 3 per essere sicuri, trick, lui, vedete, mi va nell'else, quindi ho eseguito tutti i cicli. Se viceversa io gli metto 7, lui, siccome ha superato il valore 5, ha creato il break e quindi non mi scrive che ha eseguito tutti i cicli, perché non li ha fatti tutti. Io gli avevo detto di farne 7, ma lui ne ha fatti solo 6. Che da 0 a 5 fa 6. Chiaro? Allora, è strano l'else, mi è capitato di usarlo in diversi corsi, perché cosa succede? Che se non usi l'else devi mettere una variabile d'appoggio se ti serve saperlo. Se ti fai una variabile che ti metti a false, quando lo scorri dice sono arrivato all'ultimo elemento, allora metto true e quando vai fuori dice ah ma quella variabile è true o false. No, lo fa già lui, io metto l'else. E faccio quando voglio arrivare, se ci arrivo in fondo, faccio una certa cosa particolare, la metto nell'else. Mi è capitato di usarlo, cioè sembra una cosa strana, ma se fate delle istruzioni, perché alla fine ti eleggerisci il codice. È una cosa molto pitonica, però. Pass. Allora, pass è un segnaposto. Sì. Secondo me sono arrivato quasi in fondo. Mi ha sbarrato tutto, ecco perché. Sì, direi che ci fermiamo all'S. Facciamo il pass e poi basta, perché sennò dopo il while e compagnia bella lo facciamo un'altra volta. Allora, il pass è una cosa molto gnocca, praticamente non fa niente. Però è utile. Cioè, se voi state scrivendo del codice e volete cominciare a strutturarlo e non volete lasciare dei segnaposti, eccetera, ci potete mettere pass. Lui passa e non fa niente. E un altro modo di usarlo è magari voi create delle classi che in realtà non fanno niente, però vi serve la classe per cominciare a costruire un po' il codice. Di solito si usa quando sei in work in progress. In alcuni casi anche perché fai degli oggetti nulli, praticamente vuoti, che non fanno niente, perché tu magari dopo gli appiccichi delle cose al volo, ok? Perché tu puoi fare tutte delle cose dinamiche. E, però altrimenti l'utilizzo maggiore che ne faccio io di solito è quando comincio a impostare magari le mie strutture, il mio codice, metto
tutti gli oggetti che mi servono con il pass dentro, poi li vado a completare e riempire con il codice che uso. Se lo vedete in un codice, sapete che non fa niente, non morde, eccetera. Mi fermo qua perché comunque ci sono delle altre cose complicate. Vuoi fare il while? Dai, facciamo il while. Ve la sentite? Il while è molto difficile. Allora, il while, al contrario del ciclo for, non scorre niente, semplicemente esegue delle iterazioni finché una certa condizione è verificata. Quindi le verifiche della condizione vera o falsa sono uguali a quelle dell'if, quindi lo stringa vuoto, tutte quelle cose lì sono tutte valide come le prima. In questo caso io ho una variabile di test che metto uguale a true, faccio un indice uguale a 0 e poi dico finché la variabile di test è vera, io eseguo cicli. Poi guardo, i è maggiore di 3? No, è 0 adesso il primo giro, quindi scrivo variabile di test è uguale a falso, solo se sono arrivato a fare maggiore di 3. Altrimenti incremento i. Qua vedete ad esempio l'assegnazione con i più uguale, vuol dire che i è uguale a i più 1, ok? Quindi è quella che ce n'è più più. E ogni ciclo scrivo che ciclo ho fatto e, quando, e come cosa vale la variabile di test. Lo eseguo, siccome gli ho detto che lui deve mettermi a false la variabile quando i diventa maggiore di 3, lui mi ha fatto i uguale a 1, i uguale a 2, eccetera, mi dice che vale true. E poi mi ha scritto l'ultima volta che i uguale a 4 con variabile di testa false. Ciclo terminato. Ok? Quindi lui cosa fa? Ogni volta che io vado a valutare il ciclo, lui controlla prima se questa variabile è ancora true, entro nel ciclo e eseguo. Se la variabile è falsa, io esco, non eseguo questo ciclo nuovo. In questo caso qui, l'ho eseguito finché lui non è diventato maggiore, cioè gli è diventato maggiore di 3. Sì, allora perché? Perché lui l'ha messo a false e poi l'ha scritto. Aspetta. Ah sì, perché lui la valutazione la fa prima di incrementarlo. Quindi in realtà questo codice qua lui guarda il valore prima di incrementarlo, poi lo incrementa e poi ce lo scrive. Quindi in realtà noi scriviamo non il valore su cui ha fatto il ragionamento, ma quello dopo. Infatti se vedete lui non parte da 0 ma parte da 1. Bene. Uno spoiler su cosa c'è dopo. Questa è una novità del 3.10, la tengo per la prossima volta. Va bene, vi siete divertiti, vi siete spiaggiati sicuramente perché non è proprio l'orario più facile. Esatto. Spero che abbiate capito un po' tutte le cose che vi ho spiegato. Allora, adesso io saluto gli amici da casa. Nello? Nello? C'è ancora della gente collegata? Salutiamo tutti. Vabbè, insomma. Va bene, dai. Allora, aspetta, attacco, faccio così. Va bene. Buona serata a tutti, anche quelli che sono a casa. Andiamo alla registrazione.